Oggi absoluti, assolutamente, assolutamente live stasera. Assolutamente, assolutamente sì, assolutamente sì. Per forza, perché oggi alle 22:30 andremo ospiti nel canale del buon Dario Moccia e giocheremo assieme a lui alla Tomo Daci. E non vi dico che cosa. Ok, non ve lo dico, non ve lo posso dire, non ve lo posso dire. Allora, Tomodachi, sì, avete capito bene. Allora, facciamo partire la registrazione, ci siamo. Mettiamo l'audio del gioco pure. Dobbiamo mettere tutto, raga, dobbiamo mettere tutto. Ok, cambio pure la schermata da qua sul PC e la schermata di qua. Eccoci qui e eccoci qua. Ah, bello, bello, bello. Sì, oggi andiamo da Dario, oggi andiamo da Dario, raga. Non so se fare il comando. Alessà, ci consigli il comando? Intanto, a proposito, noi dobbiamo partire subito con i saluti, raga. Bella sghia Jack! Bella sghia anche a Dana, a Kiko, a Michael. E anche al buon, ovviamente, Alex. Al qui presente. Tango, Alessandro e Matt. Ieri sono riuscito a vedere a volo, ho visto... No, ma ieri ho giocato da Jack pure, ieri sera. Ieri sera sono andato in live da Jack, Matt. Ho giocato in live da Jack. E con lui, Yello e Bruse. Abbiamo fatto quartetti. La prima partita l'abbiamo fatta sulla mappa, quella lì grande. E le altre partite le abbiamo fatte sul Robort Island. È proprio, proprio così, proprio così. Quindi in realtà abbiamo giocato anche ieri a Warzone. Abbiamo giocato anche ieri a Warzone. Allora, ogni modo. Che dicevo? Devo fare il comando, mi sa tanto, raga. Devo fare il comando, metto annuncio, lo mettiamo nel titolo. Che dite? Secondo voi può funzionare? Punto esclamativo, annuncio. Proprio nel titolo, raga. E poi andiamo qua e facciamo punto esclamativo annuncio. Secondo me può funzionare. Magari molti poi non lo sanno. E poi molti non lo sanno che perché è stata una cosa abbastanza fulminea, nel senso che organizzata all'improvviso. Anche stasera saremo live a partire dalle 21:30. Poi alle 22:30 giocheremo con Dario Moccia. Solo facciamo tutto. Devo rivedere un attimo una cosa. A che cosa? Lo scopriremo questa sera. Ok, lo scopriremo questa sera. Vediamo se il comando funziona, regà. Vediamo se il comando funziona. Dove siamo? Bravo, non devo portare la play in ufficio. Come la play in ufficio? In che senso? Come è possibile? Come la play in ufficio? Ciao, Maria Divina. Ciao anche a Pise, a Lazza. Cosa non sappiamo? Oh, punto esclamativo annuncio. Non hai visto le storie su Instagram? Let's go, sgur! Let's go, sgur! Allora, Jack, ci stai già. Jack, fai richiesta unita al gruppo. Subito, subito, Jack, dai. Subito, subito, richiesta unita al gruppo, dai. Dai, Jack, dai, Jack. Non perdiamo altro tempo. Non perdiamo altro tempo. Dov'è, Jack? Dove diamine è andato? Eccolo qua. Detto fatto, eccolo qua. Per giocare oggi, vediamo. Oggi, vediamo. Io già sto giocando, dobbiamo vedere quanti si ha. Ma no, quanti messaggi? Siamo calmi. Oh, siamo calmi. Quanti messaggi? Oh, ehi, 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 oh, calma. Ok, Jack ci sta. Qualcun altro si vuole unire, regà. Possiamo farci un po' dei partitozze, eh? Mi raccomando, mi raccomando. Precedenza agli abbonati. Ora vediamo se riusciamo a giocare anche con chi non è abbonato. Vediamo di fare un miscuglio. Non lo so. Vediamo, vediamo, vediamo. Punto esclamativo Discord. Bisogna avere la mia amicizia. Bisogna mandare tutto su Discord, però, eh? Perché qua il tempo scorre.
Bisogna fare tutta la procedura, quindi mi raccomando. Allora, ogni modo, sto vedendo un 010. Non... Vabbè, abbiamo appena startato. Abbiamo appena startato, caro, non si preoccupi. Jack, sei in attesa? Perfetto, arrivo subito. Oggi, raga, giornata super frenetica. Ho dovuto metterlo. Oggi lo short non si voleva mettere, raga. Io prima di iniziare la live me ne devo creare un pochino. Devono essere pronti prima della la mattinata. Purtroppo non ho fatto in tempo ieri. Non hai permesso di parlare in questo canale? Beh, certo, mi sono messo in sala d'attesa pure io. Scusate. Eccolo! Jack! Buonasera anche a lei. Buonasera anche a lei. Intanto bella schifura al buon Thomas allo stino. Il tempo corre o scorre? Il tempo corre, cioè scorre, e poi io devo andare a correre. Quindi so due cose lo stino. E quello è il problema. Ciao Asi, benvenuto Asi. E quello è il problema. Ai 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 ai. Oggi è la giornata, metti una skin a te. Come è la giornata? In che senso è la giornata? Davvero Grodu? Dai letta sta cosa. Fammi vedere su Google se è vero quello che dice Grodu. Cosa? No, dovete... Giornata delle... No, è il 21! È il 21! Ehi! Aspetta, però questo è del 2021. Il 15? Ma quando si festeggia? Aspetta, forse sta qua, sta scritto tutto qua, aspetta. Da Nintendo la grafica è la più strausa che ci sia. Un pochetto, vabbè, per no, non per tutto, tu hai visto The Legend of Zelda, che roba. Non hai visto The Legend of Zelda? Aspetto che arrivi poi. The Legend of Zelda, tanta roba. Tantissima roba The Legend of Zelda. Allora, in ogni modo, dove andiamo? Dov'è che si va? Facciamo qualche missioncina? Facciamo qualche missioncina? Me la fa fare una bella missioncina? Sì, una bella missioncina incredibile. Possiamo andare qua, possiamo andare qua. Devo andare a casa dei Bananita, una delle case dei Bananita. Punto blu, let's go. Andiamo lì, andiamo là. Ma alla fine per te qual è il miglior potere? Ah, se vuoi sapere i miei anni, basta fare punto esclamativo anni. Per quanto riguarda il miglior potere, voglio saperlo prima da voi. Io già l'ho detto ieri. Già, sì, credo averlo detto ieri in realtà. Dipende, probabilmente per me in zero build è quello del fuoco. Ah, del fuoco? Pensa che molti lo sottovalutano. Molti mi hanno detto che quello del fuoco non è chissà che cosa. E poi, secondo me, con le build, quello dell'aria è il migliore. Quello dell'aria? Per spostarti? Magari sei in fight, sei in una brutta molti situazione. Dicono, molti dicono dell'acqua, molti dicono dell'acqua, sai? Io c'ho lo champagne qua. Na 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 champagne, na 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 sotto la luna, Marino chi eccolo qua, ora scendo con champagne, dove sai? Eccomi, no, dove stai, no? Sono preso il pompa epico. Ah, aspetta, chiappo pure io. Mi dico qualcosa, ok. Vamos, vamos, vamos. C'ho anche due poteri, fuoco e aria, guarda, manca a farla apposta. Io mi devo sistemare. Ma perché non c'è se sistema qua? Come è possibile? Ti sistemi, Marinocchi, devi stare bello seduto. Marinocchi, bello seduto. Per favore. Per favore, ho detto. Per favore. Ok. Marinocchi, eccolo qua. Marinocchi sotto la luna. Oh, sta canzone mi sta entrando in testa, regà. Non va bene, non va proprio bene. Ciao TB, ciao ciao, bello, ciao Mati, Sati, bella sghianca a Matteo, all'Atteo, che ha detto fuoco. Oh, c'è uno, raga, c'è uno. Eccolo, ma che fa? No, perché era arrabbiato, raga? Boh. Ah, faceva vedere i passi, ah no, niente, forse mi so, e dal suo punto di vista, quello essersi arrabbiato sono proprio io, non è lui. No, perché in realtà lui stava a picconare, io pensavo fosse qualcuno, raga. Non lo so, Jack, quanti anni hai? Chiedono la chat, Jack. A me mi sembra 95, ha detto prima, però... No? 14. Ah, 14, beh. Ci ho quasi preso, raga, ci avevo quasi preso, dai. Allora, ogni modo, Jack, qual è la tattica adesso? Che cure stai portando, innanzitutto? Che cure stai portando? Ah, io sono medikit. Allora, facciamo una cosa, tu porti il medikit, che tanto io ce n'avevo uno. Lo lascio qui, porto l'impulso. Mi sistema un attimino il loadout. E possiamo andare in giro e vedere cosa ci riserva il futuro brevissimo qui su Fortnite. Come? Ti serve una R?
Devo però lasciare un potere. Allora faccio una cosa in realtà. Lascio quello della... Sì, dammi un R se c'è, dammi un R. Hai ragione. Un'arma è troppo poco. Un'arma è fin troppo poco. E va bene, possiamo andare se vuoi, possiamo andare. Let's go, ski. Oh, Andiamo. questo è un impulso. No, l'ho lasciato io perché c'ho il potere dell'aria. Se vuoi prendile. Allora non Prenda ho le impulso, le prenda lei, non si preoccupi, le prenda lei con calma. Allora, io in tutto ciò devo un attimino risistemare qua l'ordine delle persone che si sono prenotate, degli abbonati, perché Shavin in realtà non ci sta. Grodu, mi sa che non ci stava. Cioè, non so chi si è prenotato oggi in realtà, ragazzi, voi chi si è prenotato oggi? Scusate. Non lo so, un attimo. fatemi sapere chi si è prenotato di voi, ragazzi, io non ci sto a capire niente. Purtroppo devo andare, Marie, perché... lo so, caro, hai ragione, Gigio, però purtroppo è un casino. Oh, ho trovato il dominio dell'acqua. Oh, è incredibile. Purtroppo, Gigio, è già tanto che sono riuscito ad attaccare. Come sta andando la cosa? Si era un po' rallentato tutto quanto. Alla prossima, Gigio. Alla prossima. Stasera, Gigio. Ci vediamo stasera, Gigio. Stasera doppia live. Streamiamo, Streamiamo stasera, Gigio. Se non ci sei, Gigio, mi arrabbio. Non è vero. Sai che non mi arrabbio. Sai che non mi arrabbio. Andiamo. Andiamo da Jack, che Jack con l'impulso chissà dove è andato a finire. Raga, comunque la cosa dello schienale forse mi dà fastidio in realtà a me. Forse la cosa dello schienale, questo qua, forse a me, mi dà fastidio. Forse, non lo so. Se sta a muovere da sola questo, ok. Forse mi dà fastidio perché io in realtà non mi poggio, ma forse mi dovrei poggiare. Ho, francamente, dei dubbi riguardanti come devo impostare il tutto qua. Non so se il cuscino si è troppo ammorbato e quindi sto troppo così. Non lo so, devo un attimino risistemarmi. Forse la sedia è troppo avanti, forse è troppo dietro. Come quando uno sta in macchina, regà, non riesco a capire. Guardalo. Che devo stare comodo, ok. Ovviamente. Forse così meglio, forse così meglio. Ma non lo so, in realtà. Non lo so, ok. Se questo qua dovrei metterlo un pochino più sopra, questo della testa, perché io voglio poggiare la testa, ma per come sono combinato così, non riesco a poggiarla. Forse perché sono troppo alto. Seduto troppo alto, quindi dovrei essere un pochino più Una volta è successo un basso. bug assurdo nel Un pochino game. più basso così. Perché così, cioè questo è forse il cuscino, quello là, in realtà mi arreca più disturbo. Il cuscino che ho messo io, non della sedia, l'ho messo io. Quindi magari mettermi un pochino più vicino come ho fatto adesso, girare il microfono così e stare seduto così. Magari sono più basso, cioè il microfono lo abbassiamo un pochetto, lo abbassiamo tipo così e dovremmo esserci, raga. Non lo so in realtà, non lo so. Non so se è meglio così, non so se è meglio così, raga. Oh, siamo a inizio partito e E loot tipo credo là migliore. facciamo così, in maniera... No, però dopo è troppo, quindi... No, facciamo così. Allora, per il momento inizio partita, non c'è sta nessuno, regà, non so che dire, non so che... Non c'è nessuno, non Ti ho c'è... lasciato un pompa blu. No, Un pompa blu? Vabbè, un pompa edita. ma tanto c'ho... Ah, ottimo. Vabbè, ma tanto io c'ho quello lì... Ho quello viola che mi ha fatto Grazie. acquistare Poco ci sta dall'NPC, dando. quindi... Stiamo abbastanza tranquilli. Insomma, a proposito, com'è che capisce se il cavo si sta per Alto aprire? Se il buco. 1,75 m, Grodu. 1,75 m per me. All'incirca meno quasi. Vabbè, Ah, io ne 70. sì, immagino crescerai ancora un po'. 1,90 m e via. Speriamo. Speriamo. Ciao, Archetto! Let's go! Allora, che famo? Che famo qua? Qui ancora non si apre. Non si apre ancora il cavo, Oh, io il andrei a bunker, pescare il anzi. medaglione. Andiamo. Andiamo a prendere il medaglione, ragazzi. Andiamo a prenderlo, maledizione. Non so, ma credo, non so se è quello di Cerbero o quello di Ade. Chi lo sa? Lo scopriremo solamente vivendo. Comunque è in zona piazza piacevole. Zona piazza piacevole per lui, ragazzi, eh? Zona piazza piacevole. Non c'è nessuno. Marì, stasera c'è Real Madrid e Manchester City. Stasera che stai a dire? Stasera c'è sta Marinoschi da Dario Moccia. Mi scusi, Ero, ma cosa stai dicendo? Lei è impazzito.
Lei, Gigione, è letteralmente impazzito qui oggi. Oh, bella partita quella, a parte gli scherzi, bellissima partita. Poi è finita 3-3 l'andata, quindi. Però c'è Marinocchi, Marinocchi. Marinocchi, Smarinowski. Ciao Stefano, ciao Nico, ciao Noir. Bella sghi ragazzi, certo vi saluto. Let's go, scusi, eccoci qua. Oh, quello che fa? 43-33, perfetto. Giuseppina, ecco. Giuseppi. In lobby, Giuseppine. Toccato nel lobby, toccato una. Sì, Grodu, punto esclamativo annuncio. Grodu! Punto esclamativo annuncio, non l'hai scritto. C'è scritto prima nel titolo della live. La prima parola che uno legge nel titolo. Com'è possibile? Credo che nessuno l'abbia vista, sta. Secondo Forse devo metterla nello stream deck, sta parola. me. Oh! Enti 41-2. Bravo, 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 bravo. Quale dei due? Quello che mira col cesto, però non so cosa. Quello col cieco è stato craccato. È stato craccato quello col cieco. Quello a sinistra è craccato. Vado a pulsare. Finito i colpi assalto. Questo è un problema. Io ne ho pochi. Ecco. Let's go. 4. Craccando quello lì da te, bianchissimo. Vacca. Bravo. Vai via, Ok. vai via. Ho 3 di vita, quindi mi Vai via, vai via. faccio la Tieni, bananozza. sì, bravo. Ti do due scudo se ti nascondi. Dietro l'albero hai. Questo sta qua da me qua sotto, eh. Per il momento lo sto monitorando, è qui sotto. Ma lo sta curando tante volte. Eccolo. Craccato. Da me. Let's go! Sì. C'è anche il No. medaglione! Che voleva fare, Jack? Che voleva fare questo qua? Ma chi è che spara in continuazione? Scusate, non riesco a. Ma chi è? Ma chi è che spara in continuazione? Ma chi è, Hai già raga? messo in assalto o li hai finite? Ne ho trovate 52. No. Sì, ma io sento sparacchiare. Chi è? Saranno più o meno distese, secondo me. C'è un bug. Un bug. Si sente uno sparacchiare, raga. Se sente uno sparacchiai, non. Vabbè, Grodu era per dire, No, a insomma, me è questo. successo una volta che Ciao praticamente Gianluca! non Let's go, ho sparato. Sgur! Ho No, ma che sparato altro c'è in il bug mezzo. dello sparo? Prova a cambiare arma, scusami. Mi sento che spari all'infinito. Oh mio Dio. Ti sento No. sparare all'infinito, lo so, è un bug. Sento che tu sparacchi. No, se no, a me è successo una volta che praticamente non sparavo, cioè non toccavo proprio il coso del fuoco e lui mi sparava da solo. Gente che sparacchia. Il potere dell'acqua, credo, sì, lì. Che fastidio Occhio. questo bug, che fastidio, ragazzi. Il Trattato. rumore rimarrà fino alla fine, Trattato. giallo. Mamma mia. A 40, 40, 40. terra uno, a terra È uno. morto, è morto. Oh, brava, c'è l'altro, Buoni, buoni. c'è l'altro. Trattato. Non è craccato, debottino. Perché mi dice. Perché mi dà informazioni sbagliate? Non era affatto craccato. Non era affatto craccato. Perché mi dà informazioni sbagliate, Jack? Oh, pensavo fosse craccato, cioè Non gli avevo tolto era. 52.000 di vita. Ragazzi, i ragazzi in chat lo sanno. Non era minimamente craccato quello là. Non era craccato proprio mai nella vita. Io ho sparato tre colpi di pompa nuovo. E nonostante questo, non sono riuscito a buttarlo giù. No, io craccato intendevo l'altro perché era terra Ma se e l'altro era già a non avevo terra, come nulla, poteva ci sono essere andato craccato? Vabbè, insomma. così. L'importante è andata bene. Certo, Solly! Ovviamente, Solly, ovviamente. Grazie mille, Giallo. Mo vediamo stasera cosa ci aspetta. Sono curioso, sono anch'io molto, molto curioso. Sono molto curioso di vedere che cosa accadrà. Ma sono curioso per il momento di vedere tutto, di vedere cosa succederà in questo game. Perché pian pianino ci stiamo avvicinando agli ultimi fight. Da te, eh? Ah, c'è uno là sotto, eccolo. Aia. Io arrivo come posso? Devi darmi un po' di tempo. Ma dov'è? Trattato. Boom. Boom! Molto bene, molto Ti do il mio leggendario.
No, ma il circo, no, no, il circo lasciavo lo stare. Già tanto che mi sono preso questa mitraglietta qui a tre colpi, ma non ho Oddio, neppure hai il mirino. natura qualcosa? Certamente, Gero. Dove sei? Un kit medico per lei? Oh, che è? Oh! Io riesco sempre a finire con 2 di vita. Ma che era sto urlo? Mi scusi? Ma... Pazzito Jack. Ma perché il potere del fuoco? Ridendo scherzando, alla fine siamo in 13, eh? Eh sì. Siamo proprio in 13. Si è buggato TikTok. Facciamo ripartire subito TikTok. Ah, oggi è tutto buggato oggi, tutto buggato. Facciamo ripartire. Ok. TikTok, come dici sempre te, si bugga Si sempre. bugga sempre, tutti i giorni, non si sa perché. Almeno 2 volte al giorno si bugga. Intanto grazie mille a Frank, a Jaco e a Joji. Grazie mille per i follow, raga. Benvenuti su Twitch, sul mio canale Twitch. Eccoci qua. Come state? Spero tutto ok. Ciao anche a Diego. Bella sghiera di Alessandroschi. Tutto bene, Alessà? Punto schema di annuncio. Bravo, Grotu. Ti ringrazio, Grotu. Che qua toccherà farlo un bel po' di volte. Samu, sono Elite. Però queste sono delle pubbliche. Stiamo giocando delle pubbliche in questo momento. Io niente, devo mettere il coso sotto. Araldo Blu. Araldo Blu, dove sei tu? Araldo Blu, dove sei tu? Qualcuno vorrebbe usare lo Araldo Blu. scopo? Non lo so, Araldo nessuno ha lo Blu. scopo, potresti anche usarlo per ruotare. Quello del fuoco, se facciamo una combo che entrambi attacchiamo così, potremo fargli un sacco di danni in realtà. Cosa sono quei poteri? Sono i poteri nati Ma dalla sono così collaborazione buoni tra che sono Fortnite indistruttibili. e Avatar. Sono nati da questa collaborazione, c'è cioè il potere della pietra, del vento, o comunque dell'aria, Guarda dell'acqua. dagli di E Zeus. della pietra. E invece poi hanno tolto gli altri medaglioni, quelli lì. Tra l'altro deve uscire un gameplay, ragazzi, con una bella squad che abbiamo giocato in live, riproposta sotto forma di video, già montato e tutto. Devo soltanto editarlo, metterci la copertina, eccetera. Dove andiamo ad affrontare per la prima volta i poteri di Zeus, eccetera, eccetera. Di conseguenza, insomma, ho recuperato quel contenuto perché mi ero accorto di non aver fatto nessun long form con i poteri vecchi che hanno tolto. Quindi ho recuperato quel contenuto e ci ho creato qualcosa sopra. Doki, grazie mille per il follow! Benvenuto, Doki! E quindi lo pubblicherò, penso, durante la giornata di domani. Non so che ora ancora, non so che ora. Mi raccomando, supportate anche i long form, così se vedo che c'è un supporto da quel punto di vista mi ci dedico di più. E con più priorità. Ragazzi, c'è questo col bot. Jack, dove sei? Jack, dove è andato? Qua, sono qua. Me ne vado allora, me ne devo andare. Se lei non mi segue, io me ne devo andare. Io pensavo fossi con me, caro Jack. 116, 116. Ventiquattro. Ma c'è uno da me, Jack. Tu chi stai sparando? Mi scusi. Jack, Trattato. ma lei sta sparando a un bot, Jack. Cioè ora c'è questo col coso dell'acqua. Forza. Ma Jack, ma lei cosa fa? Ma lei stava sparando a un bot, Jack. Ho visto un team. Ah, torna in lobby così facciamo entrare i soldi! Cosa ne pensi? Finita questa Oh, collab, non starta penso. subito quella con Star Wars? Secondo me mette un Tutti po' in miei ombra il amici tema della season. invisibili. Vabbè, Grogu, tu devi considerare che Non ormai, posso andare a per quanto finire. riguarda proprio le collaborazioni, quella di Star Wars è diventata una... Sto scrivendo intanto una roba perché mi interessa saperla. Intanto, bella schia Marco, ciao Arianna, grazie per il follow. E bella schia pure al Bonale! E è Oh, ma diventata una... no, io devo andare. Oh, alla prossima Jack, let's go, screw! Alla prossima, devi sapere che una parte di Epic appartiene ormai a Disney, quindi praticamente robe di Marvel e Star Wars le vedremo oramai in maniera più ricorrente rispetto a quanto visto in passato, ok? E su questo io devo dire che non c'è nulla di male, poi è chiaro che loro vedono anche i risvolti che ci sono in seguito a queste collaborazioni, nel senso che se vedono comunque sia sempre un incremento a livello di acquisto in store, comunque nel negozio di skin a tema Marvel, skin a tema Star Wars, eccetera, 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 saranno sempre più invogliati quelli di Fortnite e quelli della Disney a riproporre e conseguentemente collaborazioni di questo tipo, è chiaro. Comunque ragazzi, io
Io non so chi c'è. Gioco do. Ah, ok, mi faccio. Sai, mi faccio per mettere un po' di pepe. Mi faccio una bella rank di zero costruzione, raga. Mettiamo un pochino di pepe a tutto quanto. Vediamo cosa succede. Oh, vediamo no. Cosa. Chi è? Oh, chi è entrato? Chi è? Chi è? No, mi dica chi è? Solli? Cioè, Solli, scusi, è Crazy? Crazy, sedete? No, no, ma gioca, gioca, fai, fai, fai. No, fai, no, 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 ma che io pensavo che stavi a fare come possibile in ufficio. Sei proprio. Appena arrivato. Ah, è appena arrivato. Come possibile? Lei è appena arrivato, io non pensavo. Venga, venga, venga. E sei già live? Eccote. Ecco, sì, no, sì, no, sì, no, sì, no, sì. No, pensavo non ci fossi. Cioè, operativo, ecco. Allora, mettiamo a ranked in duo. Cioè, una be- ci facciamo qualche duo con il Bocresi. Ma l'acqua dove l'ho messa? Schi, sì, così. Bravo, sto cercando proprio quella. Perché... devi sapere, anzi, più che devi sapere, Crazy, tu, penso che ormai lo sappia, io parlo a rotta di collo, e quindi a una certa la mia gola reclama un pochino d'acqua per rinvigorirsi un po'. Tocca, lo so, purtroppo. Capisco bene. Per il resto come... abbiamo lo stesso problema, abbiamo. Ma penso che l'abbiano un pochino tutti. E come sta andando questo mercoledì, Crazy? Bene, dai. Un po' di giretti, Ale, allora una piccola risposta per il buon Ale. E Ale, io non bestemmio nella vita di tutti i giorni e chiaramente non va, non, ovviamente ognuno è libero di fare quello che vuole, però essendo diciamo una persona molto easy, tranquilla, che ha un lessico molto alla portata, che non bestemmia eccetera, vorrei che nessuno bestemmiasse in chat, specialmente senza motivo, quindi ti prego Ale, sempre che sappiatelo che io i motivi li ho, però. No, no, nel senso magari è nel tuo lessico, però si contenga, si contenga. No, nel senso ne faccia meno, almeno qui ne faccia almeno se possibile, se non le sto chiedendo troppo, insomma. A ogni modo, bella schianca Doki. Raga, per giocare Mute Scamativo Discord vi presentate nella sezione apposita. Oggi, se volete, inserisco pure qualche non sub, perché io in genere nei giorni normali gioco con i sub e i VIP del canale. Poi 1-2 giorni lo dedico anche agli altri, insomma a seconda dei casi. Però è chiaro che se ci sono più abbonati cerco di dare la precedenza a loro, come giusto che sia. Oh, Alessandro, non dicevo lei, c'è un certo Ale. C'è un certo Ale che ha... non dico il suo stesso nome, però simile, quindi... No, perché Alessandro ha scritto: ma io non ho bestemmiato, io non ho fatto nulla. No, ma non c'entrava nulla lei. Legga la chat, legga la chat. Comunque bella schifura d'occhi ad Ale. È un Lesgoski, sì, un Lesgoski, sì, si può lanciare. Lesgoski è un'accezione molto positiva del termine, quindi, cioè, nel senso, una cosa molto bella da utilizzare, almeno dal mio punto di vista. Ho visto che tanti altri la stanno utilizzando. Fa piacere che sia vista di buon occhio. Oh, c'è qualcuno qua? C'è qualcuno lì che sta sgagliato là, eh? C'è un tuo mastro qua sopra. Eccolo qui, qui sopra. Sì, qui. Aspetta che non riesco a prendere. È il topo. Dove sta? Eccolo, bravo. Dove va? A terra. C'è amico suo. Crazy one shot. Let's go. Crazy ci salva come al solito il di dietro. Molto bene, molto bene. Meno male che era... Oh, questa volta l'ho craccato. Questa volta posso dire... E Jack su due nemici mi ha fatto... no, craccato, non era craccato per niente, raga, ho avuto tanta paura. Ma forse dal suo punto di vista poteva essere craccato, però... Oh, passi, caro. Ma sai che ho sbagliato qui con la banana? Devo farmi prima la banana e poi il resto. Oh, c'è uno qua di fronte a me. Craccato. A terra c'è amico suo. Aio. Calma. 92-96. Oh, com'è possibile? Io te provo a rianimare. Sta lì, fermo. Com'è? Sta arrivando. È sotto. Non lo so, te sto a rianimare. Io questo gira. Che se gira? Mi faccio un attimo lo scudo. Occhio che vuole salire. Let's go, scudo. Fatto nel lobby. Bah, lascia fare lo scudo. Lascia fare lo scudo a Crazy. Come te permetti? Ma perché non te voleva far curare? Ma qua dobbiamo prendere qualche cura, Crazy, a parte tutto. Oh, c'è qualcosa? Lesgoski? Eccomi. Molto bene. Qualche cura vita per me. Eccoci qua. Potrebbe essere interessante. Ah, qui c'è un forziere. Oh, ottimo. Mamma mia, che predict. Non era proprio un predict, ma va bene. Ce lo facciamo bastare. Che ha trovato anche un assalto migliore di quello di prima. Ciao, Simo. Buonasera, Simo. Ecco lì, se comandi perché è abbonato i VIP. Le scorate, eccetera, eccetera.
E bella anche al buon Yuma! Yuma, buon pomeriggio. Eccoci qui. Eccoci qua. Mi raccomando, ragazzi, in chat ogni tanto spammate il punto esclamativo annuncio. Capisco il denaro, comunque togliere cose iconiche della season di Zeus per mettere due collab di fila sembra un pochino troppo. Sì. Ma secondo me, sai perché l'hanno tolte un pochino prima? Secondo me perché la gente si stava lamentando troppo di quei poteri. E quindi quelli dell'Epic forse hanno fatto una sorta di cambio di programma improvviso. Nel senso che, gente, piuttosto che tenerli più del previsto, li hanno tolti prima del previsto. Bot. Bot? Ce la fai da solo? Yes. Molto bene, caro, molto bene. Ma perché il primo colpo del pompa non entra mai? Boh, sono... Lo sai che pure io ci ho fatto un sacco di caso a sta cosa qua. Quando lui ha non alcuni colpi non entrano. Non so se è una questione di ping, di connessione, di desync. Ah, probabilmente. Capito? Desync. Magari sarà quello. Ferra! Let's go! Oh, Ferra! L'altra volta mi sa che sei dovuto scappare l'altra volta. Come va, Ferra? Eccoci qua. Oggi ben energici! Dobbiamo fare il bot? Cioè, il boss? Ok, sì. Ma dove sta però il boss? In tutto ciò, è nato? Dove è andato quel furfante? Dio viene, aspetta che mi faccia una pozza, che qui così vado full di shield. Ci metto un attimo proprio. Passa. Grazie, Ferra! È nato tutto così! Agguato? No, come agguato? Oh, fermete! Ma non è che girando questo cambia qualcosa? Aspetta. Ok. Non è che gira. No, io ogni tanto c'ho pure che tocca sta cam. Si vede tutto nitido, raga, si vede nitido? Ma tutto sta... Aspetta, io non ti vedo bene dalla mappa. Sì, stanno da me. Arrivo da te prima possibile. Appena si mettono a fare il boss. Aspetta, che stanno da me questi, Mi nascondo un attimo. Sì, fai. Questi arrivano adesso. Siamo pronti. Allora, considera che il primo sta da me. Eccolo! L'ho visto! È a terra! Lo confermo. Confermo. E c'aveva pure il medaglione. Sta arrivando amico su. Amico su, sta da me. Cavolo, stai. Non ci credo, sono un pollo! Sono un grande pollo, aiutami! Crazy! Sta là, bravo, vai! Sta là dentro, come un topo! Let's go! Mamma mia, Crazy, è la seconda volta consecutiva che ci salva oggi, in quello, nello stesso match. Mi rianimi, per favore! Perché no? Mi rianimi, Crazy! Crazy, uno ha buttato giù, l'altro ha buttato giù me. Purtroppo è così che funziona. No, non dovrebbe funzionare così. Oh, grazie mille. Questo prendilo te, lo sei meritato? Mi serve una cura. Cura medikit, bene. Faccio subito. Io vado a tirare giù il boss. Faccio prima il medikit. Sì. Poi dobbiamo andare via. Che abbiamo qua? Carissimo, mi sa che dobbiamo... No, a posto. No, io ho le banane. No, ma più che altro pensavo stesse lì. No, sta ripartito! Sei domanda! La situazione di stasera... È nata dall'altra parte, semplicemente. È stata molto... veloce. Io, come sai... Io quando dico le cose dico per quel... cioè, come stanno, no, Ferra? Io sono apertissimo a collaborazioni in generale. Quindi mi ha fatto un sacco piacere quando sapere... poi, cioè, vedere effettivamente quando sei venuto a creare questa possibilità, opportunità. Perché diamine, è stata una cosa inaspettata. L'ho detto anche nella storia. Non me la potevo proprio aspettare. Mi ha fatto un sacco piacere, Ferra. Non te so descrivere manco quanto. Sono veramente un piacere incredibile. Un fatto accaduto così all'improvviso. Un fulmine a ciel sereno, come si dice. Perché... no, probabilmente Dario avrà visto qualche clip, quella lì, soprattutto del treno. E avrà attirato la sua attenzione. Avrà, insomma, poi deciso di appunto creare questa...
questo evento, chiamiamolo così, insomma. E mi ha fatto un sacco piacere. Io ovviamente, raga, quando ho visto, cioè quando effettivamente ho visto materializzarsi questa roba, ho detto mamma mia, uè. Ma allora la potenza delle Sgoschi è veramente potente. Eh sì sì, no, no, veramente la prima reazione è stata, ma com'è possibile? No, noi non ho ancora realizzato, com'è possibile? Comunque no, veramente, grazie, grazie mille. Poi merito io lo dico sempre, tutto quello che accade è merito anche di chi segue. Anche, soprattutto di chi segue. Cioè, ovviamente uno è costante, cerca in tutti i modi di, no, produrre dei contenuti in una certa maniera. Comunque io quello che cerco di far scaturire è anche le... A primo acchito la risata, poi cerco anche di creare altro oltre la risata, e quello lo faccio specialmente in live, perché chiaramente tramite gli short viene difficile non chiacchierare, cioè quelli sono più di impatto, e magari anche tramite long form di YouTube uno cerca di creare dei contenuti carucci, e però quando si vanno a materializzarsi queste occasioni, queste possibilità, opportunità, le chiamo io, veramente mi fa un sacco piacere. C'è uno da Miguel. Let's go. Ah, stava da solo. Ma chi è che entra così all'improvviso? Senza per me, Solly. Che dici, Solly? Buonasera, buonasera. Cosa sembra un albergo, regà? Sembra tipo una sala. Cioè, entrano tutti. Tipo alla hall. La hall, quella lì, uno aspetta là sotto. Vero, vero, sembra quella là. Aspetti, la sua camera è quasi pronta, a casa. un attimo, il check-in ancora non possiamo eseguire materialmente. Cosa vuoi? Un caffè? Qualcosa? Arriviamo subito, cavolo. Se parlo così con sta voce qua, ragazzi, una delle tante voci che faccio, mi viene mal di gola, quindi devo dosarla. Questa è da dosare. Questa voce è da dosare, ve lo dico. Perché, non so, un po' mi fa male qua sotto il collo. Quindi piano, piano, questa voce è pianissima. E tanto, bella schermo Shamin! Sì, mi sono tagliati ieri i capelli. Anche se qualcuno su TikTok mi ha scritto... ma io ti tagli i capelli al macellaio? Io, ma com'è possibile? Macellaio, nessuno me l'aveva ancora detto. Questa roba. Comunque, bella schifo pure Icilio. Bella schifo pure a Marcellino. Ma io spero, raga, alla fine, nel senso, tutto il discorso del meme è tutta fortuna, raga. Però la fortuna come si va a creare? La fortuna si crea con l'impegno e l'occasione che si vanno ad incrociare assieme, e poi nasce l'elemento fortuna. Perché se io non avessi pubblicato i TikTok, cioè non li avessi pubblicati in generale, e se non avessero avuto quel riscontro là, probabilmente non avrei avuto questo impatto al discorso di meme, eccetera. E la se cosa la si crea, Marino, una fortuna, se la si crea, cioè nel senso, io quello che sto facendo appunto è quello di far vedere anche altro oltre le Zgoschi, cioè farmi conoscere al di fuori e oltre il meme, cercare di andare oltre il meme, perché come tutte le cose il meme poi finisce. Cioè, è tipo, il meme è tipo una moda, è tipo un modo di dire, no? Magari uno lo ricorderà, ma pian pianino verrà sempre utilizzato meno, fino a rimanere lì, fermo, nei nostri ricordi. Oh, c'è uno da me, sta qua sopra. Mi sta venendo a chiappare. Arrivo. Ci ha fatto un po' dei danni. Oh, aiuto! No, ci credo! Sono due, attento, dietro! Vai via! Bravissimo. Bravissimo, vai via Crazy. Io ne ho visto solo uno, ma sono due. Hanno finito. Allora, questi ragionano con la capoccia. Ragionano con la te, quindi faccia attenzione. E tanto, bella schia anche a Jacopo. Grazie mille per il follow, Jacopo. Camperanno lì quelli? In realtà non lo so. No, il tempra di guerra non è che non lo preferisco. Cioè, io preferisco la K tra tutti gli assalti, detto sinceramente, Crodo. Gli assalti in generale preferisco la K. Io ero un grande amante pure della... come si chiamava? L'M... Come si chiama? L'MK7. Quello che hanno... Sì. Il primo assalto con Mirino che hanno messo ai tempi. Mamma mia. Allora, veramente forte. Era fortissimo, raga, quello. Era veramente fortissimo. Fightando. Era veramente una bellezza. Una bellezza. Non mi rompere le palle. Vedi, sì, se ne vada. Scappi, che questi ce l'hanno con lei, Ah, vuoi prendere la scheda? Wow! Io non scappo. Oh, prendi la Lambo. Scheda e Lambo. Vattene via, Galambo, che questa tra un po' te la fanno saltare. Via subito la macchina! Piala, vai subito a destra! No, dove va?
Oh. E forse la miglior cosa che tu potessi fare. La miglior scelta che tu potessi prendere. Sai che se fai lo scatto ti dai uno slancio ulteriore? C'è una macchina qua davanti. Dentro la villa. Molto bene. Se vuoi proprio stare full dentro, sappi che c'è sta qualche barilozzo. Certo. Ci sono dell'impulso davanti a te. Ma te sto a fa... Sembra tipo quello lì. Impulso, l'hai visto l'impulso? Qua de... sì, sì, davanti sì. Alla macchina. È presente quello dei rally? Quello che ti dice tornante destro, tornante. Quello là, sto a fa quello. Come si chiama il copilota? Come si chiama il navigatore? Come viene chiamato? Navigatore. Ok. Come è possibile? Navigatore. Fanny! Awesome! Federico, grazie mille per i follow. Tifo la Roma, ragazzi. Grazie mille a Sergio per aver messo 1400 like alla live di TikTok. Mi raccomando, tutti coloro che sono su TikTok, venite a guardare la live su Twitch. Dai. Che piano piano si cresce anche in questa maniera, cercando di spostarci sulla piattaforma da streaming, quella più popolare in Italia perlomeno. Intanto grazie mille anche ad Adri per le due rose, grazie Adri. Non so come sia possibile. Ma mai alla Roma? La Roma domani col Milan, il ritorno d'Europa League, oh mio Dio. Ma sì, intanto la vincete. Ecco, lui perché soldi di fa Milan, raga, un gufacchio. No, io sono giovane. Peggio ancora, peggio mi sento, raga, peggio mi sento, mamma mia. Mi metà squadra. Basso, tutto bene, tu come stai invece, caro? Basso, punto esclamativo annuncio, eh. Vedi, Alessandro lo sta proprio spammando, grande Alessandro. Punto esclamativo annuncio, basso. Non perdiamoci, non perdiamoci, mi ci metto pure io, sarò il primo spettatore di stasera, anche se sarò il primo spettatore. È l'evento di stasera, raga, l'evento di stasera. Vada via col gatto, vada. Dybala è un ottimo giocatore. Che ce l'avete rubato? No, voi non l'avete più voluto, mi scusi, mi scusi, ma... Comunque basta parlare di calcio, basta parlare di calcio, parliamo di altro, parliamo della performance di Crazy. Che è nella melma, appunto, che naviga, sguazza nella melma, Crazy. Mi stanno tutti a seguire, sono di rinforzare. Lo stanno a rincorrere con tutta la macchina scassata qui. Non è... Qua forse c'è qualcosa parcheggiato, controlla i parcheggi qua, forse? Certo. Buono. E beh, cambi macchina, no? Oh, sarebbe bello cambiare macchina così pure nella vita reale, no, Crazy? Ne usi una, cambi la... E dopo qualche anno ne cambi un'altra. Eh sì. Ma te stanno a lanciare proprio le pietre. Stanno a piedi. I soldi di Ronaldo. Sì. E stanno a lanciare una dopo l'altra. Ma come è possibile? Madonna. Pochissimo spettro. Oggi abbandono la Champions per... Addirittura Basso. Un applauso ci vuole per Basso. Soltanto per. Anche. Solo per la frase meme. Magari è un meme. Dici, magari ha detto tanto bene. Ci vuole un applauso a ogni modo. Oggi ci vuole un Lesgoski per forza tipo incrociato, detto da Sandro. Sì. Oggi ci vuole. No, Tango, stiamo a giocare il chilling, se vuoi unirti, Lesgoski. E il discorso delle ranked l'abbiamo fatto sul finire della live di ieri, ma è comunque una cosa che ho detto ad Aster di organizzare, in maniera tale che organizziamo proprio qualche live ad hoc in maniera... tale da creare del content più organizzato. E quando vuoi, Tango, mi raccomando. Oh, Tango, tra l'altro oggi live speciale oggi, live speciale. Stasera giocheremo con Dario e la sua crew di amici. Ho visto che... non lo posso dire, ma lei me lo stava... Lei mi stava strappando le parole di bocca. Meno male che mi sono tenuto. Lei mi voleva ingannare. No, comunque no. Oh, ma qua ci si poteva aggrappare a quei cosi. Non pensavo, perché non lo sapevo. Comunque, punto esclamativo annuncio, mi raccomando. Oggi ho fatto un bel po' di ranked con Aster. Abbiamo fatto una bella win. E io non vinco mai. E io, soprattutto in live, in ranked, non vinco quasi mai, dai. Ma esageriamo. Comunque ragazzuoli, se volete supportare quello che sto facendo in questi giorni, in queste settimane, in questi mesi, in live streaming e sui social, vi ricordo di abbonarvi al canale. Grazie intanto a Crazy per la rianimazione. Vi ricordo di abbonarvi al canale gratis se avete Amazon Prime. Mi darete in questa maniera una mano a continuare, mi raccomando. E che famo? Devo prendere un pochino di loot lì giù. Vedo un po' di loot, ma... Dice che ci stanno i topastri, stanno arrivando. O noi siamo i topastri in questo caso. Quindi mi raccomando, no, ragazzi, se volete supportarmi, abbonatevi col Prime. Oppure senza Prime, insomma. Non lo so.
Let's go, Ski, let's go. Sì, è così. Che grazie mille, tata John, lo sai per l'ovami. Eh? Chi è? Io la pistoletta. Appena tolta, scusa. Non ho capito niente. No, niente. Ha sbagliato. Let's go, Ski, let's go. Però sì, il potere dell'acqua lo prendo. Il potere dell'acqua lo prendo. Non so come com'è possibile. Ma qua sotto ci sarà qualcuno? Let's go, Ski, let's go. No. Sì, no? Sì. Me posso fidare? Mannaggia, Marinocchi. Arrivo subito, prendo le bende che stanno qua sotto. Sì, devo arrivare subito per forza. Dove stai? Sul bot sopra, zio Lepre. Che è morto. Pure? Ma che ti sta lanciando granate? Mi prenda. Andiamo. Ok. Oh, fai in acrobazia, tipo capriola. Ma voglio vedere, vai. Let's go, io mi faccio la benda mentre... Bellissimo. Thank you. Molto bene, ci siamo. Dai. Ma ci sta una macchina sul ponte qua. No, niente, qualcuno deve averla destra. Presa. Qualcuno deve averla presa. Tutto a destra. Buttati che... in piscina. È vero, fammi sta qua. Fammi fare un bagno. Per la vita, già mi ero scordato. Grazie a Grodu per la call. Ok. Grodu, tu sappi che se sta partita la vinciamo è merito anche tuo, eh? Soprattutto di Crisi, che veramente ci ha salvato tipo 18 volte. Ma anche tuo. Non mio, di certo. Io ho fatto di tutto per finire l'hobby subito. Cioè, nel senso che veramente mi sono fatto atterrare due volte, mi sono fatto rianima una. Ecco, quindi che facciamo? Qual è il piano? 110 a 1. È bianchissimo questo? Non ci credo. Uno è bianco. Quello è bianco. Dentro l'altro, a destra. Occhio. No, ho fatto. Via. Ma com'è io? Sto giocando malissimo. Andiamo in lobby. Ma che. No, 38. Giochino, grazie per il follow. Sarà che era la mia seconda partita. Che era prima. Seconda. Perché la prima l'abbiamo fatta con Jack prima. Siamo tornati in lobby. Sto invitando qui presente. Un attimo solo, devo respirare, sto parlando troppo. Il qui presente Soldi, com'è che ti chiamavi qua? Che facciamo così, va, ci mettiamo di meno. Oh, giusto, Andre, capi la voglia scrollare. Vabbè, allora... Niente merito, bro, è colpa mia. Dove, su Fortnite? Sì, si fa prima a sto punto. E com'è che si fa? Devi andare su aggiungi nickname. Aggiungi? Oh, eccolo qua pure Tango, aggiungi nickname. Sì, deve andare tra le... Cioè, clicca il tasto option. Vabbè, qua non famo macelli, lasciamo tutto... Mettiamo pure pronto. E tanto ci ha messo le zero build, perfetto. Mettiamo pure pronto e spostiamo subito anche il buon Tango. Eccolo qui, eccolo qua. Tango! Buonasera Tango, buonasera. Buonasera. Buonasera, è pronto a tryhardare? È pronto? Siamo pronti? Prontissimo. Ciao Mui, benvenuto. Gioacchino, buonasera di nuovo anche a te. Vai, se vai in negozio c'è la giornata dei banane, come ti dicevo. Dai, come vedete? Giornata dei banane. Eccolo qua. C'è pure il macaco. Che altro c'è? Ah, raga, mi raccomando. Vedi, mi sarei setta pure da solo a me. Codice, creatore. Let's go, Ski. Nello shop, se volete supportarmi. Codice, creatore, let's go, Ski. Ogni volta che dico questa cosa sembro Giorgio Mastrota. Non so perché. Ogni volta che faccio così sembro Giorgio... I materassi! Quella era pure quell'altra cosa? E da casa, dai pentole. E... come si chiamava? Non mi ricordo, raga. No, quello matto. Roberto era il migliore, quello che gridava. Ero forse fin troppo piccolino per vedere le sue pubblicità. Cioè, nel senso che quando sono cresciuto, mi sa che ne faceva più. Non mi ricordo, Giorgio Mostarda. Le pentole in acciaio inox! Penso di aver imparato la definizione di acciaio inox grazie a quegli spot, raga. Indistruttibile, eccoci qui. Buonasera Marinoschi, ciao Shane. Contento per te che stasera
Oh, ma speriamo, Sunshine, speriamo, spero di non disattendere le aspettative che si andranno a creare, speriamo bene. Anche perché dopo sta live devo andare a correre. Torno, doccia, mangio e poi seconda live del giorno. Con il Darione e tutta la sua crew, la sua splendida crew. Allora. Vamos. Ciao MG, ciao Filo, ciao Juve, let's go Ski, già lo sai, grazie mille per i cuori infuocati. Eccoci qui. Dove andiamo? Allora, io vorrei fare... le ultime parole famose. Chi è? Come quanti siamo? Chi c'è? Non avevo visto che eravamo in 4. No, siamo 4, c'è pure Tango. Sì. C'è buon Tango, il Tango se vince. Tango arriva là con lo spammone e li butta tutti per terra come birilli. Io non oserei vedere, non vorrei vedere Tango giocare a bowling, eh. Secondo me fa tutti, altro fa un po' di spare, un po' di... Come si chiama quell'altro di proprio... Strike. E spare. Guarda, la cosa più importante, mi è venuto lo spare, che è il secondo tiro quando li butti giù tutti. Niente, lo strike non mi viene in mente, incredibile. Sarà che strike in ambito di creazione di contenuti è una parola con accezione negativa, no? Quando uno ti manda lo strike, dici, oddio, ma è impattibile! E quindi magari non lo so, comunque no, ho avuto un lapsus. Allora, vediamo un pochino qui cosa c'è per noi. Pistolina. Va bene, pistolina è sottovalutata, lo ricordo sempre. Però magari una pistolina viola col mirino poteva uscirci, niente. Due assalti, un po' di bende. Avete cildini, raga, per me, se no mi faccio i barili che stanno qua. La ringrazio, Crazy, sei pronto a rianimarmi altre 200 volte pure in questo game? No, perché questa vinciamo, dici. Allora, vinciamo con marinocchi che non si fa noccare, bene. No bad. L'abbiamo detto, Puttibile, non so come sia puttibile. Manco io so come sia puttibile. Nemmeno io lo so. Shadow, grazie mille per il follow. Come puttibile, non so come sia puttibile. Non l'ho svelato ancora a nessuno, Shamshen, per... te lo dico francamente, perché è così che si fa. È così che si fa. Tu mi dirai perché? Per generare un pochino di curiosità. Cioè, non è che, per dire, non è che Dario mi ha detto non puoi dirlo, ho preso l'iniziativa in quel caso. Quando è... Semplicemente ho deciso io di non dire cosa, poi magari lui lo dirà, però io ho deciso di non dire cosa. Per generare un po' di curiosità, sai, la gente comunque dice che cosa sarà, poi magari si caserà oppure dirà no, non si sa, però comunque la curiosità almeno la generiamo. Com'è possibile che oggi non mi renderizzava lo short, il computer era pieno di aggiornamenti da fare e questo mi ha fatto capire ancora di più che lo short io ce lo devo avere pronto come facevo già da un po' i giorni prima. Però adesso perché non ce l'ho i giorni prima pronto? Perché quando stacco la live non ce la faccio montare altra roba. E poi perché io sto mettendo solo in questo momento gli short più meritevoli. Cioè non li sto mettendo tutti quanti e sto mettendo quelli un pochino più meritevoli. Sto a ricercare un pochino la qualità della risata, che non sempre riesce, raga. Però mi devo pure considerare che magari ci potrebbe essere un po' di magra, nel senso che alcune live potrebbe non uscire lo short che fa ride. E quindi devo un attimino capire come fare. Devo un attimo capire come fare. È difficile. Ciao Clap! Ti lagga di frame, non so perché, non capisco perché. Ai. Piccole magagne. Oh, quello preferisco a pistoletta, sinceramente. Raga, che faccio? La prendo? Sì, ho deciso. Prendiamo la taglia. Nota testa, dove sei? Io prendo pure la macchina, oh. E andiamo dalla taglia, raga, vi va di... Vedi che sta moto solli o ta spatolo. Aspetta che aspetto che... Vado! E niente, qua Tango sta spaccando la maina. Esci dal concessionario, già sto spaccando. Ok, faccio un cambio della K, l'ho trovato, perfetto. Io vado in moto allora. Andiamo. Qua. Povera macchina, appena uscita dal concessionario, tutta nuova, tutta bella. Marinocchi l'ha spatolata, letteralmente. Andiamo ragazzi. Forza, let's go. Che sta guardando, Solly? Sto aspettando gli altri. Questa è qua, forza ad aspettare, piove.
Ma qua a Roma che tempo fa? È un po' nuvoloso oggi, Parzialmente sereno, mi dice il PC, 19 gradi. Ha rinfrescato un po', rispetto a qualche giorno fa. Ciao Rosa Sfrutta, eccoci qui. Buongiorno, buon pomeriggio, buonasera, eccoci qui, eccoci qua. Ci siamo, siamo pronti, siamo carichi. Oh, siamo carichi lì? Giulia, grazie mille per il follow. Raga, occhio che qua incrociamo sicuramente qualcuno, dobbiamo prepararci. Quelli qua davanti. Qua davanti, ok? Dal cimitero, eccoli. Imbottarsi. Uno, mezzo fatto. Uno craccato, quello... oh! Ok, uno giù, uno chi giù a terra. Fattura? Non sono stato io. Ok, uno spatolato, quello a terra, perfetto. 36. Bravissimo. Bravissimi. Queste erano veramente, come si suol dire, delle easy kill. Grodo, com'è possibile? Com'è possibile, Grodo? Com'è possibile? Com'è possibile? Com'è possibile? Joshua! Buonasera, Joe, buonasera. Eccolo là. Andiamo, andiamo, andiamo. Questa volta vado in macchina, ma che camo, dove stava venendo in mar di collo. Andiamo, 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 andiamo. Che fine ha fatto la volta? Andiamo. Non so come si può. Grazie mille intanto a il buon Surge. Grazie mille per il follow. Ciao anche a Niccolò. Let's go, skill. Andiamo, andiamo. Siamo in stazione. Il treno in direzione, com'è possibile? È atteso sul binario 4, grazie. Hanno anche il kit medico qui, ingaggio Poseidone, Poseidone, che è qua. Allora. Poseidone ingaggiato, raga. Qua c'è sta una pozza, se c'è qualcuno che di voi la può portare, potete portarla. Io ho due medici. Mi raccomando, portiamolo, portiamolo. Oh. E davanti a me. Arrivo, tango. È uno qua. Un uccellaccio a terra! Bagigio si chiama. Bagigio, bagi. Bagi per te. Oh, stanno lanciando granate. Bagigio perché? 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 Ecco, cambia. Uno qua. Ah no. Dove? Qua dove? Qua dove? Non so. Ah, da te? In lobby, lobby, lobby. Ah, in lobby, proprio. Ormai Crisi manda gente in lobby, non lo dice manco più, raga, cioè ormai... No, ma me l'ha detto lui, doveva scappare, raga. Ah, ok, ok, ok. Per forza, Yuma, per forza. Cioè, oddio, non volevo dirlo, però... Cioè, era per dire ok. Già mi sta... dentro di me già mi sta allenando, probabilmente. Andiamo a fare l'antenna. Cioè, non era voluto, cioè, nel senso io volevo dire ok, Yuma, cioè, vedremo, ok, però... sono già partito con il piede sbagliato. Ciao Nicolò, gentilissimo. Tega, let's go. Nicolò, mi raccomando, se la live ti piace, passa su Twitch, Nicolò. Passa su Twitch che si vede meglio, che siamo più persone, siamo di più, siamo belli carichi, ci sono i punti canali, ci sono gli alert, ci sono tante possibilità. Mi raccomando, Christian, grazie mille per la condivisione. Vedo il passaggio, grazie caro, possiamo andare se vuoi, possiamo andare un po' che vedi che cos'è che ci aspetta. Allora, in tutto ciò siamo rimasti in 43, 2 kill e 6 kill di squadra invece. Grazie, buonasera, buonasera. Buonasera, buonasera caro, buonasera. Come va, come va? Oh, facciamoci l'antenna, va benissimo, facciamoci l'antenna, perché no, facciamoci l'antenna ragazzi. Facciamoci l'antenna, dai. Uai! Ho cascato un po' di sotto, eh? Ok, proiettile buttato proprio alle ortiche. Prendete. Io ho kit medici, 6 scildini, ragazzi. Cioè, bisogna qualcuno di voi che porti le insomma, le pozze grandi. Cosa vuole sfatolare qui? Apriamo qui, munizioni, forziere, apriamo tutto. Forse è meglio il tempra di guerra col mirino così. Forse è meglio. Forse è meglio. Dov'è? Lo vedo. Vado a prenderlo! Oh.
Bravissimo, mamma mia. Beh, è una squadra di bot che io non riesco a prendere. Ok. Un'altra terra e poi c'è l'altro che è ancora più sopra. Eh sì, proprio quello, proprio quello. Let's go! No, ma altra gente, ma... Ma è impossibile, ma quanta gente ci sta? Scusi, Gero. Niente di personale. Ok, Riric. Scusi, Gero, anche lei non vorrei, ma devo. Riric. E poi gli altri dove sono? Dov'è che sono gli altri, ragazzi? Vorrei sapere dov'è che sono gli altri. Non... Quindi tanto questo non si aprirà mai, questo bunker. Questo bunker non si aprirà mai. Ah, eccone uno. Lasciato un one shot, bro. Ah, questo proprio... Questo ha detto proprio... Andatemi in lobby! Tipo così. Ah, oh, tipo da lontano. Mandatemi in lobby! Allora. Dobbiamo vedere un attimino. Tanto sappiamo la tempesta si chiuderà qui, ragazzi. Quindi secondo me... Vale la pena cercare, no, di andare nel punto nevralgico della safe. Così in maniera tale da capire dove sono gli altri nemici e cercare di raggiungere la vittoria finale. Intanto grazie mille a Tiga per aver condiviso la live, a Franco per aver fatto altrettanto. Grazie mille, raga. Grazie mille per aver spammato la live con i vostri amici. Rieccomi, ho risolto un problema. Mamma mia, lo sì, a chi lo dice? Oggi pure io i problemi non si sono risparmiati qua da me, eh. Mamma mia, per carità. Te che lo sti, che te era successo? Che te era successo lo sti? Tanto ho migliorato la situazione per quanto riguarda il pompa, mettendo il pompa nuovo, quello lì blu invece del verde. Quindi un pochino più potente. Ho preso anche un bel po' di munizioni. Ragazzi, avete bisogno di munizioni per quanto riguarda l'assalto e per quanto riguarda il pompa? Ditemelo pure che ve ne troppo un po', eh. Che siamo messi alquanto bene, devo dire. Siamo messi alquanto bene. Ho messo bene di tutti e due. Abbiamo... come dire, abbiamo depredato i caduti e siamo belli pieni. Siamo belli pieni, non male, non male. Ottimo, ottimo direi, ottimo direi. Andiamo. Andiamo. Padellino, mi raccomando, punto esclamativo Discord. Presentati nella sezione apposita presentandoti per l'appunto e lasciando il tuo ID di Epic. Così, in maniera tale da essere aggiunto. Ah, di squidi vari, vabbè, ci sta. Come è possibile? Non so come sia possibile. Cose che accadono. Un altro po' di munizioni. Come è possibile? Non so come sia. Ma sono full per quanto riguarda quelle munizioni che avevo appena detto. Ma sono completamente full. Oh, mi raccomando, Yuma, oggi mi raccomando, si goda la live qua, che stasera abbiamo bisogno di moderazione stasera, eh. Devo dirlo anche a Nick e a Ale, mi raccomando, almeno dobbiamo farci trovare pronti, Yuma, in queste grandissime eventi molto rari serali, dobbiamo farci trovare pronti. Marinovski, intanto, che è tornato, grazie mille a Nancy o Nancy, grazie mille per l'abbonamento con il Prime. Let's go, sei così, grazie mille per il supporto, Nancy o Nancy, non so, come bisogna dire il nickname, mi dica lei. Grazie mille per il supporto. Questo qui mi grazie. Proprio Marinocchi deve farsi sempre riconoscere. Marinocchi e mannaggia. Il buon Cree si apre e Marinocchi raccoglie. Io non ho parole. Non ho parole per descrivere quello che è appena accaduto. Però sapete che c'è, per quanto riguarda il tempo di guerra, io gli cambio il mirino. Il mirino preferisco sempre. Non so voi, regà, la visione quella lì. Come si chiama? Lolo 3. Preferisco quello. Non so come sia possibile. Lo sti, ci siamo, io spero di poter contare anche sul suo supporto stasera. Lo sti, è una cosa nata all'improvviso, quindi chiaramente non c'è stato molto tempo per informare. Però è una cosa che farò con molto 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 piacere, veramente bellissimo. Occhio credo che avevano il bot che scansiona, eh. Ah, c'hanno il bot, okay. Che scansiona, ai. Sì. Ripulito il pavimento. Sì, sono un aspirapolvere su Fortnite, Rosa. Sono un vero e proprio aspirapolvere. Ho preso tutto, acchiappato tutto quello che potevo acchiappare. Che qua, c'è uno con la ruota. Ok, visto. Ok. Ho visto che ha il... Ok. Ma questo è un bot, eh? Un altro bot. Ah, quello no, quello non è un bot. Mamma mia, che mira che c'ho oggi. Chi dice? 27 due volte, 4 volte. Oh.
Oh, c'è quello dell'acqua. Quello dell'acqua, regà, sta vicino a, a Solly. E one shot. One shot quello dell'acqua, eh? Buttalo per terra, bravissimo. Quanto per chi? Ah, questo è il bot. E buttalo per terra, maledizione. Eccolo. C'è uno a me, c'è uno a me. Mamma mia, questo qua, aiuto, 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 aiuto. Io ricarico un attimo, arrivo. C'è gente da... Fatto un altro. Bravo, bravo. Bravi tutti. Mi devo da cura. Regà, c'ho kit medico io, se qualcuno... Oh no, non serve a nessuno. Da me stanno... Arrivo subito, mi stavano a spadolare, regà, veramente mi stavano spadolando. Mi stavano a spadolare, regà, davvero. Oh, ma te stai rincorrendo in bot, Crisi, mo te lo butto per te. No, io non riesco a prendere la gente oggi. Vabbè. Oggi marinocchi, la mira oggi da dimenticare. Ma che te stai rincorrendo, qualcuno, Crisi? Andiamo da Crisi, regà, andiamo da Crisi, oh. Che lo lasciamo da solo al buon Crisi, mi scusi. Andiamo. Andiamo a salvarlo. Ciao, Kille. Ciao, Vittorio. Grazie mille tanto a Christian e a Dasulo per le condivisioni. Andiamo da Crisi, raga, subito. Vai di qua. 27, rotto. La girati. 126. Crisi, ma sì. Te l'hanno spostato. Cioè, dov'è? Dov'è nato? Non c'è. No, non so dove è andato. Era di ciao, qua. Ciao, Maka! Davanti a me. Davanti buonasera, a te, buonasera. Come com'è che va? Come stai? Buon mercoledì. Oggi Amira, regà, mamma mia, che mi è successo? Vabbè, non solo oggi, però oggi in particolare. Basta stare, tango, safe. Cioè, ieri e l'altro ieri, regà, avevo una mira che non per dire, cioè, non chissà che cosa, però, cioè, rispetto a quella di oggi dove mi sono rotta di collo, diamine, sembrava essere successo qualcosa, non lo so. Che palle, era laseratissimo. Stanchissimo, più mal di testa. Mal di testa è una cosa che odio di più dopo il... O forse prima... Il... Vabbè, ma... Mal di panza potente, ma forse il mal di testa è peggiore. Porca, che due coglioni. Com'è possibile? Cavallo pazzo si fa una galoppata nelle montagne per andarlo a prendere. Bravo, Crisi, bravo. Ok. Dove sono questi topazzi? Dove cazzo andrai mai? Sei da solo, fatti ammazzare, vai in merda! No, ma quello è un marinocchi! Fuori dalle palle. Ma quello è un altro è un marinocchi che... Oh, un marinocchi che rianima! Un altro marinocchi! L'ho detto che è un marinocchi topastro. Che sta rianima tutti quanti, ragazzi. Ma andiamo adesso... calla. Porca puttana, ce l'ha fatta. Sta scappando qualcosa dell'aria. Sì, è scappato da qua, raga, sta qua sopra. È il topo di... Beh, tanto ci sono... Da con la pistolina. Guarda, questo mi butta giù con la pistolina, guarda. Amico suo, mi butta giù. Andiamo di pompa, dov'è? Non vedo più nessuno. C'è questa macchina. C'è una macchina, raga. C'è macchina. Uno col potere dell'acqua sul monte. Ah, oh, visto. Perché ti sto 55? No, raga, bisogna una mano, sono due questi topastri. Appena ti vedrò, ok, ecco. Arrivo. Ma dove sono nati? Ma stanno a fare l'agguato, per forza. Chi è che suona? Ambulamente. Chi sta suonando? Io non capisco, si spetti su tu. Ma raga, sinceramente, non so dove stanno. Li ho persi. Oh, sta zona mi sembra quella di Harry Potter, della foresta proibita, raga. Anche là in fondo. Madonna. Fatta più caruce. Oh, ma stanno arrivando un'altra volta, ma veramente? C'è pure gente da me. Ma c'è pure la tempesta. Quello è il problema. Oh. Hanno rianimato pure qui, ma è un game all'insegna della rianimazione, raga. Se stanno a rianimare, no. Rotta dei gol. 81 bianco. Ma com'è possibile? Oh, cuore delle palle. Grande tango. C'è uno qua da me? Due? In alto. C'è uno qua, adesso io. E uno fatto questo? Ok. Oh, c'è uno con i poteri dell'acqua, sì, mi sta sparando a me. Confermo, signore a corte, mi sta sparacchia.
Facciamo questo. Ah. Non mi dite crisi, vi prego. Non mi dite che crisi è. No. Ok. Ah, ecco perché il tutto è stato preso con filosofia. Se fosse siamo 3 contro quelli che siamo di più, 63 greccato con la Eagle. Oh cavolo, odia. Occhio al cecchino. No, ci hanno spadolato Poseidone, raga. Poseidone spadolato. Raga, avete bolle qualcosa? Non c'è niente? No. Il mio cadavere c'era una. Ah. Butta sta bolla in mezzo alla safe. La butto io se. Aspetta. Andiamo su dentro sta bolla, raga, avanzate, raga, avanzate. Dentro sta bolla. Che cazzo, spadolo! No, niente. Si è tolta alla fine, non ci voglio da credere. Non ci si crede. Non ci credo, non ci voglio credere. Ma guarda che posizione. Sta cazzo d'acqua, porca. Raga, aiuto, raga. Guarda te quanto cava sta cazzo da... Calma, raga, mentality tutti! Arrivo con la ruota lì. Raga, pronti? Io mi sto facendo uno... Che c'ho pochissima vita. Calma, mentality! A terra, uno. Mentality! Raga, non vince, dai. Crisi, c'è uno qua a destra, quello col vento, non so se ti ricordi. Oh, è sopra, Crisi! Let's go! Sì, è così! Con un crazy molto sopra le righe! Con un crazy sopra le righe, si vince! Schifosi di merda! No, mi disse. Socio! Sì, fuori dalle palle, lobby! Mi disse. Io pensavo. Rosa fritta. Vabbè, cioè che una rosa che non è fritta. No, in realtà fritta. Che secondo me non è fritta. Perché cioè sfritta inteso non fritta, cioè capito? Vabbè. Ah, rosa sfritta. Cioè cioè che è in preparazione. Bravo. Mamma mia rosa, ma te vedi oltre. Metta pure pronto, Tango. Sto tornando alla lobby, mi sono sbagliato. Ma come butti? Sto ballando, sto seguendo il Marino che balla. Vabbè, torniamo in lobby. Real. Alexa, tieni il lustrotto. C'era la bolla di Tangos, no? Eravamo Vabbè, bella win questa, ragazzi, vero? Che voto gli date a questa win, ragazzi? Cioè, qua deve essere benissimo una lose, perché comunque quelli là col potere dell'acqua, anzi 8 quello 8 meno, è buono. Come il mio voto in geografia 8. 8 meno. Cambia skin. Ma... oh, non so se faccio in tempo. Che diamine! Claudio! E che diavolo! Ma ti sembra anche a te che ci sono che meno cosa? Bot ultimamente? Meno bot? Vabbè, poi quello dipende sempre da... dipende sempre da l'affluenza delle persone che giocano al titolo. Però ultimamente, da quando hanno messo i poteri di Avatar, sì, in effetti, quando hanno messo quei poteri là, secondo me c'è stato un incremento delle persone che giocano a Fortnite. Ma questo potrebbe essere anche, diciamo, dovuto al fatto che ci sono gli NFCS, questi eventi qua. Metteci un evento piuttosto che l'altro, che si vanno a dar 5, che si vanno a incrociare. E di conseguenza più persone magari lo stanno giocando. Anche perché adesso siamo quasi a fine season, raga. Nel senso, mancherà un mese scarso alla fine della season. Quindi magari le persone che si sono... lasciate indietro il battle pass e magari adesso stanno a tragliare un pochetto di più per il prima possibile per insomma finirlo, comunque terminarlo. Allora ragazzi, incarichi, vediamo se riesco a fare qualcosa. Raccogli una banana agli dei per bananita. La devo raccogliere una banana, raga, se trovate una banana di quelle là la devo da a tizia, io da Afrodite, dai, devo andare là, devo dire qui. Allora, dove andiamo, ragazzi? Dove andiamo? Decidete sempre voi, mi raccomando. Ok, non male, possiamo andare lì, possiamo andare là. Non vedo l'ora che finisca, beh. Non ti è arrivata la notifica, Mefi? Ma com'è possibile? Raga, mi raccomando, controllate se avete la campanella attiva, perché se non avete la campanella attiva potrebbe
non arrivarvi. Se non vi arriva e avete la campanella attiva, selezionate, deselezionate, riselezionate, che magari il processo di invio della notifica potrebbe essersi, per qualche problema tecnico, no, buggato. Quindi controllate sempre di avere le notifiche attivate. Se non vi arrivano, disattivate e riattivate per cercare di, in qualche maniera, risolvere il problema. Risolvere il problema. Bellissimo, ok, prendiamo questo. Mazza, tutti i poteri si trovano qui. Molto bene. Allora qui. No, qua c'abbiamo il mirino con questo. Ok, c'abbiamo il mirino. Oh là. Molto bene, molto bene. Bello. Grazie Yuma, grazie Yuma. Potere dell'acqua e potere di pietra. Non l'ho preso mezza volta. Ci penso io, ci penso io. Aiuto, craccato. Bianco. Let's go, schi a terra. A terra, soldi, a terra. E il potere dell'acqua è troppo forte, raga. Troppo forte il potere dell'acqua, troppo. Fortissimo, è fortissimo. Che cerchi di scappare, bello mio. Scappava come un topello. Raga, attiviamo qua? Attiviamo qui, ragazzi, attiviamo? Attiviamo, attiviamo. Un attimo che io c'ho 34. Ma che un attimo, andiamo subito, dritti dritti verso l'obiettivo. Ti aspettiamo solo, Sonny. Qua il caffè pronto non ce l'ho. Dobbiamo subito agire. Il problema è... Dobbiamo subito agire. Facciamo fuori questi adepti qua del tizio. Dov'è? Quanti sono? Quanti sono? Maledizione, sono troppi. Non riesco a gestire il tutto. Dov'è? Ancora un altro qui. Dove sei? Dov'è? Dov'è il vostro capo? Dov'è il vostro titolare? Dov'è? Dov'è andato? Eccolo. Ragazzi, sta qua. Ehi, ma perché mi devi acchiappare a me? Ma... No, raga, mi sta acchiappando a me. Devo scappare un attimo. Vuole me, vuole me. È morto. Dai. Meno male. Raga, mi stava per spatolare. Ci è mancato poco. Ciao, no. ZB. Bella Ski, benvenuto. Ben trovato, come stai? Come stai, ZB? Come stai? Come vanno le ranked, ZB? Tu ti chiami così in un'orete Fortnite zero costruzione, immagino. State fermo, state quieto. State fermo, state quieto. State qui. State zitto, state bello, Maurinocchi. Maurinocchi. Andiamo, 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 andiamo. Ah, ma che crisi sta super gasato, raga. Guarda, guarda come che... Oh, c'è qualcuno, raga. Dove? Dove? Morto? Sì, sì. No, c'è un altro, raga. C'è un altro da me, da me, da me, da me. Eccolo qua. Eccolo qui. Oh, raga. Ancora. Come mi ha buttato per terra? Ma dove state tutti? Dove sono nati? Ma dove sono nati? Ma dove stanno le ami? Ma dove state? È sopra? È sopra, raga, dove sto... Dove sta? È quello tutto bianco, raga, è quello tutto a skin tipo morto. Bianco. Ma... Patolato. Ma la... Ma che stava da fa? Solli, me curi, cosa ma fa? Ma sono andati sotto. Misunderstanding. Oh. Sta arrivando qualcun altro, Solli mi sta rianimando. Occhio ragazzi. Fatto. Ma... Io mi devo buttare dentro l'acqua per ricaricarmi la vita, eh. Eh no, io pensavo fossimo tutti vicini, raga, ero andato lì bello convinto. In realtà il potere dell'acqua vicino, meglio non utilizzarlo, raga. Meglio da lontano, medio lungo raggio. Da vicino ah, no, non va. Il problema di sti poteri. Sì, l'unico, come l'unico che problema, lei... l'unico problema, solo un niente da me. Dovrebbe capire, perché non si deve fare più forti e poi cavarli del tutto. Dov'è? Fatto. Una vita. Ecco. Cioè Zeus l'hanno fatto. Non potevi contrastarlo. E poi l'ha fatto. Faceva cagare. Belli sti poteri. Adesso... Belli OP. Belli OP soprattutto quello dell'acqua, raga. Bello OP. Ma poi quando li. Li affronti i rosi. Cioè... Li baffano. Cioè, dopo li fanno cagare. Sì. Sì, è vero, è vero. Sto memando il discorso dei poteri, ragazzi. Ciao Zorba! Annuncio, raga, mi raccomando. Ciao Mobby, ciao Franco. Mi raccomando l'annuncio, raga, stasera, Mi raccomando. C'è da galoppare, sennò Crazy si prende tutte le kill. Ragazzi oh, sì. Ne ho una come ne ho una? Crazy vuole fare il video su YouTube, raga. Vuole fare il video su YouTube. Let's go, 20 kill che fa tipo 20 kill pazze. E poi perché sono Crazy? Crazy su Twitch è già stato bannato troppe volte. No. Povero Crazy.
Che annuncio? Punto esclamativo annuncio, Mobby! Punto esclamativo annuncio, ciao Trust! È tutto Trust, trust me, trust me! Li prendo qui, che ne avete Trust, mettiamo tutto, tutto collegato. Oh, c'è il Cerbero! E il Cerbero, dov'è? Con i suoi lupi, raga, con i suoi lupi. Dove stanno gli altri lupi? Eccolo qua. Un altro lupo da qua, un altro lupo da là. Dove sono andati con l'altro? Scusate. Oh, oh, mazza che botta che mi ha dato. Let's go, vai Cerbero. Vattene nel lobby. È già morto. Ah, boh. Se no, comunque raga, siamo proprio tutti dei furfanti. Se spatolamo la roba a velocità della luce, raga. Quello è piombato, ha preso l'arma. Quella, io poi sapete che ho fatto? Ho preso il medaglione, quell'altro è passato, ha fatto finta di niente. Macello, raga, macello. Io ho preso il medaglione. Io ho preso. No, non ho preso io il medaglione in realtà. Mi sa che l'ho preso io. E quindi quello che mi è passato davanti è riuscito a acchiappare, raga. Niente, ma ha fottuto. Sì, l'ho preso io. Pensavo di averlo preso io, ma ha fottuto. Mi raccomando, non ragazzi, vorresti. Se volete supportarmi, abbonatevi. No, non si preoccupi. Abbonatevi col Prime, raga. Mi raccomando, a prescindere dalla pubblicità, eccetera. Quello per il supporto. Vi supporto, raga. Sì. Poi è vero, poi non vedete la pubblicità, è meglio ancora. Ma è arrivata una cecchinata, eh? Aia. Dove? Sopra la montagna. Aia. Ciao, Alex. E Marinoschi, Alex. Potere dell'acqua, anche quelle merde. Scusami, ma come. Com'è possibile? Tururu, turururu. Dove va questa macchina? A scemo, vieni qua. No, Crazy, sportività, Crazy. Lo chiami tipo, ciao, dove vieni qua, gal? Com'è possibile? Sportività. 28 a quello là, raga. 28 un'altra volta. A quella a sinistra? Madonna. Quello lì sopra non l'ho preso manco una volta. Craccato quello davanti a te, Crazy. Bravissimo. Visto. Uno da me. Un attimo, raga, mi devo un attimo curare. Ricarica. Ah! Oh! Che botta di vita. Che botta? No, è il tango! Tanto Crazy, dietro a te, Crazy, sta arrivando uno! Tu spadolo! Tu devo spadola! Crazy, attento, Crazy! Fuori dalle palle! Che... Allora, voglio colpi! Oh, raga, altra gente, altra... Bravissimo, tango, c'è uno qua, raga! 48 blu! Oh, ha messo il bucatile! A terra, uno! Io mi sto ricaricando le armi! Ricarico pure io! Vieni qua dentro! Una da me! Ando sta? Sopra, sotto! Fuori! A terra, un altro! Dai, ragazzi! Eccolo! Quello dei regali, è finito Natale! Staccato! Un colpo per spadolarlo! Un colpo! Tu stai, Crisi! Crisi! Craccato di nuovo, Crisi! Let's go! Sì, no, così! Crisi lo stavo aspettando, ma non mi voleva aiutare. Troppi team. No, ma questi non sono finiti, raga, c'è ancora qualcuno. Solli, depottino! No, ma c'è un altro team ancora. Depottino. E qua, i soldi, io se ti rianimo qua è finita. Lo dico. No. L'ho detto. È finita. Oh. Ciao Rai! Ok. Oh, è arrivato, amico su! È arrivato qualcuno, devo ricaricare! Sta sopra l'antenna! Lo so, stai attento, era per la colla. Okay. Allora faccio quello dell'acqua, lo spadolo. Vieni qua, faccia dalla finestra, ho detto! Te in questa antenna! Niente. No, ma sta arrivando un altro, raga! Due! Devo andare via! Anch'io. Ma no! Di poteri. No, ma dai, corri! Oh. Niente. Ragazzi, vedete, io faccio una cosa più saggia. Il più saggia possibile. Rischiosa ma saggia. Ciao, Sudi!
Saggia ma rischiosa, raga, devo andare. Devo salvare, devo farlo. Non so come andrà a finire. Devo. Lo so, ma siamo in mezzo a uno scontro. Meglio qui, si fidi che è meglio qui. Tanto togli ancora uno. Dai, Lesgoski, se è così che si fa. Sono i barili dentro a quella casetta di prodotti. Bene, ma più che altro il potere dell'acqua, quindi potrei così ricaricarmi subito la vita. Però... Ci stanno venendo a bussare. Visto, qua abbiamo bisogno del buon Tango, Abbiamo bisogno di lui. No, però Crisi, abbiamo dovuto prendere la scheda da Crisi. Diamine. Provo io? Non lo so, caro, vedo poi lei, io cercherò di andarci strada facendo. Io devo assolutamente tornare. Che poi non si ricarica, raga, vedo sta notizia, il potere dell'acqua... Quando stai in mezzo alla tempesta non funziona. Questa è una cosa che non mi aspettavo proprio. Questo potrebbe rappresentare un grosso problema, raga. Io devo andare banane da me. No, davvero? Sì. Sei sicuro? Ma dove vai? Ma dove sta la cura? Okay, la cura, dove sta qua? Non vedo nulla. Vende, non so istantanea. Oh! Avanza qua. Prova a vedere se sono le banane nelle mani. Ho preso io le banane. No, non ho preso la scheda. Arrivo appena possibile. È ripartita? 9? No, ancora 46. Non ci credo mai. Cosa? Yeah. Sì, confermato, Nancy? O Nancy? Confermato? Ok. Oddio. In grossa difficoltà, come puoi vedere. È un casino, Ice. Nick, grazie per il follow, aereo. Grazie mille per il follow. Mannaggia. Allora, io sono abbastanza circondato. Gente qua. Aero? Gente da Andrea. Diamine, se questo è un problema. Diamine. Allora, se riuscite a prendere la scheda. Marino, ce la fai a prendere una macchina lì? Una macchina qua? Aspetta, che vedo. Se c'è sta la macchina, anzitutto. Devo fare un main kit, però. Ando stanno le macchine? Dai, le messe. Se sono rubati tutto qua, Tango. Vai via. Hanno messo tutto al concessionario, sta. Prendi il kit. Ottimo, no, ce l'ho, prendilo. Io do una... Scusate, ma... Là dietro che c'è il fur... Ah, ok. Pronti? Ok, la scheda di... Io vado a prendere la scheda dei soldi, raga. Ho deciso, raga. Qua non c'era la macchina? Vediamo se c'è qua tante volte. In genere ci sta sempre. E c'è sta la macchina qua. Venga via quel macchinone, che è la Jeep. Sto arrivando. Prendimi Iona. Oh, buono. Certo, come io. Abbiamo pure questo, se è per questo. Però aspetta, fammi tipo... Rianimo, vai. Il mio pompa leggendario. Lo so, caro. Da grandi poteri, lo sa. Almeno dicono così. E Marinocchi è così. Deve salvare i carissimi. Ci siamo tutti e due. Oh, c'è sta una macchina qua fuori, Tango. Vediamo un po'. Jack, non spammi. Siamo full, Jack. Salga. No! Oh, ma che? Ma c'è gente! No, c'è gente! Andiamo via! Ragazzi! Lo so, e io... Mi confermano ancora! I bambini! Ehi! Questo è perché Marinoschi non mi ha fatto salire. E no, e tu sei stato poco smart!
Poco so. No, che non c'è la smart, insomma, manco io ce l'ho, però poco capito. Ah. Allora, questo mi ritrovo qua. Guarda che giocata, Crazy, segnatela, Crazy. Prendi la mia, prendi la mia. Segna... Crazy, segnate sta giocata, Crazy. Stavo dietro. È là, è là, è là. C'è l'uomo dietro. Ha preso o no sta scheda? Oh, no. Ando sta sta... queste schede che non si chiappano. Niente, oh, avevo fatto una grande giocata, non mi si è presa la scheda, raga. Cioè, mo l'ho presa, però insomma. Adesso devi fare. Sì, adesso sì, però. Mamma mia, che classe. Subito a rianimarlo lì, eh. Io sto andando a rianimare a Crisi a 300 metri, eh. C'ho la moto, tranquillo. Oh, diamine. Oh, diamine. E dove vado qua? Ok, c'è strada, c'è una strada, ok. C'è una stradina, vai. Allora, posso usare il potere della pietra per nascondermi da qua? Vediamo se riesco. Se riesco a farla sta giocata. Non so quanto mi salverà. Non lo so. Non può coprire tutto. Calma, Siamo calmi. Crazy is back. Quanto toglia la tempesta? Fammi vedere. Toglie due. Vado a prendere quell'altro, eh. Prendimi là, per i soldi. Ma mi sa che non ce la fai. Ma Solly, perché devi sfidarmi? Perché sfidarmi? Perché 100 metri. Perché devi sfidarmi, ho detto io. Ma Solly, vabbè, perché no. Vuoi sfidare Marinocchi? Marinocchi. Oh, diamine. Ecco. Quelli sono problema. Quelli sono problema. Quelli mi vogliono sfidare. Crazy, dove ti potto? Ma Tango tutto ciò dove sta? Sono qua. Ancora quel cruiser, oh. Fastidio. Ma Tango sta qua, ok. Andiamo da Tango. Magari. No, arrivo. No, tanto c'è la moto, non so come. Marinocchi! Vedi che è tornato, eh? Grazie mille, Sverto! Sverto! Cioè, tipo, sbrigati! Grazie mille per il follow, Sverto! Cioè, per il follow, per il Prime! Let's go! Madonna! Marinocchi sta diventando il principe. Marinocchi è il principe delle moto da cross su Fortnite, eh? Non è che tante volte riusciamo a più a Solly? Solly! Crescendi! Grazie mille, Sverto! Il programma non so se funziona. Se ci riesci 100 euro PayPal. No, 100 euro PayPal se ci riesco, mamma mia. L'ha detto, raga, l'ha detto. Prendiamolo. A prescindere dalle stupidaggini. Oh, togli 5. Ci voglio credere. No, dove va quell'altro? Dai, che ce la fai! Ah, ecco, no. Perché ha visto che toglieva 5. Ma tutto ciò? Crisi. Io vado per lo rianimo lui. Quello è il discorso. Allora, signor Tango, io sono a bordo safe. Sono veramente a bordo safe. Ho anche un medaglione. Se lei arriva. No, c'è gente. No, c'è gente. Non vengano. Ah, ci ho provato, raga. Ho provato a salvarlo. Grazie ancora, Mari, che mi hai pensato. Prego, Solly, prego. Il pensiero prima di tutto. Pensiero è quello che conta, come si suol dire. Adesso ci penserà Tango a sopperire alle mie trollate. Ciao, Marco, bella schifo, benvenuto. Oh, Marco, Marco il sindaco. Let's go, sì. Lorenzo, grazie mille per la condivisione. Benvenuto, Lore, benvenuto. eccoci qua. Prenda questo bolide e si salvi. Come lo faccio? Senza servetto. Si
Salvi chi può, salvi chi può. Ciao, ciao, Sage. Non ti conveniva prendere la macchina? Ma che hai messo? Wolverine, tu sei Wolverine. Non me ne sono accorto. Dopo tipo un quarto d'ora di partitozzo. Siamo pronti. Siamo, siamo pronti. Dobbiamo esserlo. Anche se... No, attento, attento. Ho il telefono. Ah. Vabbè, sei arrivato giusto in tempo per vedere Tango spatolato. Esatto. Dall'ultimo team. Ma lei dove mi porta? E io ti ho detto dove mi porti. Chi ti acconsente? No, volevo salvare. Volevo salvare soldi. Volevo salvare soldi. Eh sì, sì. Boh, ragazzi, ci sentiamo. Grande Crazy. Domani. Ciao, oh, Crazy, come domani? Dai. Stasera? Butta un occhio alla live di stasera. Ma stasera prima di. C'è sta nessuno. Buttiamo un occhio a Real City. No, c'è Marinocchi City stasera. Marinocchi City. C'è Marinocchi City. Cioè, c'è Marinocchi City contro Real. Ma lei non mi fa finire, Marinocchi. Ah, ok, ok. Il mio computer sta di fianco a me sempre. Ah, e allora, dai, allora. Io lavoro H24. Un applauso. Il mio computer è sempre con me. Un applauso. E lei è sempre con me. In ufficio, a casa, ovunque. Oh, bello, bello, ciao Crazy. Isgoski. Eccolo là, eccolo là. Allora, chi si era prenotato? Vediamo un po' le prenotazioni. Grodu, ma lei si era prenotato, Grodu? Si era prenotato, Grodu? Qua leggo Grodu, la skin, subito. Subito, subito. Allora. Grodu, si era prenotato, lei si era prenotato? Isgoski, sausage. Sgoschi. Legge, lo legge. E certo, leggiamo tutto. Grodu, mi sa che non sei. Ah, era da aggiornare. Ok, ok. Era da aggiornare. Era da aggiornare. Penso pure l'ostino e. Ok. Ok, allora togliamo tutto. Togliamo tutto. Allora. Jack mi sa che c'era, ma probabilmente se ne sarà nato Jack. Sì, chi ta ci acconsente, Jack se ne è nato. Ok, allora, mettiamo terzetti allora, terzetti. Pensate Grodu, ancora stava la cosa dell'altro ieri, la coda dell'altro ieri, mamma. Let's go, sì, Calda, grazie mille per la rosa, il cuore, i due cuori infuocati. Angie, grazie mille per la condivisione, Alex, grazie mille per il follow, benvenuti ragazzuoli, benvenuti. Ciao artista. Sei un artista. Salve. Sì, la vinciamo, dopo un secondo posto. Mi raccomando, metta pronto, Tango, altrimenti qui non starto mai niente. Tango, qui, se no non starta nulla, e stiamo così. Non si preoccupi. E oggi i capelli, raga, proprio sistemati di un male. Dopo, mi raccomando, dopo la corsa, doccia, sistematina. Li rendiamo più fluenti, più belli. Ok, più belli. Allora, permanente, eh? Sì, facciamo biondi platino, immagino, gente. Ma come è possibile? No, scherzo. Sarebbe folle, se no, sarebbe folle. Più che content, sarebbe letteralmente folle. Letteralmente folle. Marinocchi platino, versione platino. Mamma mia, immagino. Pure con le sopracciglia platino. Mamma mia, ma chi è? liberateci, chi è quello? Quello no, è troppo. Ciao, vero Paguro. Ciao, già boy. Benvenuti, ragazzuoli. Come state? Eccoci qua. Sarebbe troppo, vero? Un po' too much, sì. Sopracciglia no, dai. Sono d'accordissimo con te, caro. Andiamo! Ce la dobbiamo fare qui, Ce la dobbiamo fare. Come sta andando il TikTok di oggi? Vediamo quello che ho messo prima della streaming, prima dell'inizio della live. Come sta andando? Andiamo a vedere insieme come sta andando. Marinocchi, vado a vedere come sta andando. In linea. Va bene. Ah,
Ah, ma il TikTok, aspetta un attimo. Ah no, ce l'ho. Qua. Tu, falso allarme. Scusa, pensavo di aver dimenticato di mettere una... A posto. Ci siamo. Allora, dove andiamo? Trova e accetta briefing ombre, va bene. Incarichi, ora fare qualche cosa di questi incarichi, ma non capisco dov'è che devo andare. Ah, forse perché incarichi aggiuntivi tra... Ok, che non li devo... Dobbiamo aspettare che fuoriescono. Bananita, devo prendere una... Ma prima l'ho presa, non... Dove si va? Ottieni vittoria reale con 10 eliminazioni. Quando la famo? E dov'è che si va? Dove si balla? Tango, dove si balla? Pingato una casa molto caruccia. E molto tranquilla. Molto tranquilla. Ci vediamo stasera, Yuma. Mi raccomando, il lurk, raga. Mi raccomando, il lurk. Per chi va, mi raccomando, mantenete il lurk, raga. Lurk alla lives. C'è un tempio qui, andiamo al tempio. Lurk alla live per lasciare l'aspect. Mi raccomando, è importantissimo. Comando con il lurk. Ciao, Asso. Il lurk è importante, raga. Il lurk è importantissimo. Compiamo qua. Che è succedendo? Compiamo questo? Anche io faccio gli errori. Errori oppure orrori, non saprei. Un pochino munizioni ce l'abbiamo. La live dovrei iniziarla tra le 21 e le 20, 21 e 30. Poi l'evento con il buon Dario. O Dario Mocha. Proprio lui. Starteremo alle 22:30. Però io cercherò di attaccare prima per parlare un po' con voi, per prendere confidence con la live serale, perché io non faccio live serali momentaneamente. Venite qua. C'è uno scillino qua, se qualcuno sta portando scillini, ragazzi. Molto bene. E raga, zipline. Gente qua, zipline. Gente pronta ad arrivare con la zipline. Attenzione, Tango. Un bot. E direi proprio di sì. Ecco, arrivano tutti, sembravano tipo quelli lì alla ricerca delle super kill, invece erano bottazzi. Può capitare, ragazzi, può capitare. Allora, io porto, regà, buncati lì, ce ne ho due, momentaneamente. Allora te ne do altri due. Ah, ok. Mi serve ancora la banana. Sì, ma è da raccogliere più che altro, raccogliere. Eccola qua, la banana. Eccoci qua. Vediamo se me... Ma in realtà non me la conta, perché mi dice la missione, mi dice questo: raccogli una banana degli dei per Bananita. Ok, Bananita. E devi consegnarla. Ma non mi dice di consegnarla, nonostante... Aspetta, forse perché la devo raccogliere, la faccio così. Dove sta Bananita? Dannato, non mi dice dove la devo portare. Aspetta. Che non mi mette il ping, non mi mette. Io non ricordo sinceramente. Bananita. Dov'è? Qua Bananita. Andiamo da Bananita un attimo. Non so se me l'ha pingato. 1260. Ok, io vado col potere. Non mi venga più. Ho rotto il gioco. Ah, 1160, no, quello lì. Ah, ecco. Ti volevo cercare e non ti trovavo. In che senso non mi trovavi, Giada? In che senso? Sono qui, eccoci qui. Siamo pronti, siamo carichi, eccoci. Non si sente l'audio di che, oh. Cosa, Arca? Dove stai andando, Marino? Al punto blu? Punto blu, caro, sì, punto blu. Come si sente l'audio di che, oh? Mi senti un attimo. Punto blu. Mistica, si proteggente. Come si sente l'audio? Di che io? Mi senti un attimo. Audio di che io? Mi senti un attimo. Sì, si sente. Ah, voglio se si sente l'audio. Ah, voglio se si sente, raga. Si sente, alla grande.
Si sente, si sente. Let's go, Sghi. Sì, è così che si sente l'audio. E oggi sto giocando con gli abbonati, già, da. Sto giocando con gli abbonati del canale. E ieri, Garna, ma te ne hai accorto? Ieri mi sono fatti, Garna. Se ne è accorto, Garna, se ne è accorto. No, ma io dicevano su TikTok, però ho controllato TikTok, pare si senta. Se usi lo scatto è più veloce. Ah, non lo sapevo. Grazie per la feature. Non la sapevo questa qua, Ice. Bananita sta qua, eccolo qua. Bananita pure sì, caro. Eccomi qua. No! C'è gente che nuota pure. E non se la chiappa, Banani. Chiappa. 31 crack. Ma non se la chiappa, Bananita, raga. Uno morto. Craccato. Devo ricaricare tutto. Dove sto mongolo? Craccato di nuovo. Craccato bianco. Morto. È morto? Quello arriva il tipo in moto. Arriva la moto. Oh, ma che palle. Dov'è là? Dove vai? Vieni, vai. Ma... arriva da te. Niente, Mobby, che cosa? Non ho sentito. No, io stavo a ragionare sul discorso del Bananita, raga. Bananita. Problemi. Sì, Davide, sì. Davvero? Oh, raga, mi raccomando che hai parole. Oh, mi raccomando che hai parole qua, eh. Ehi. Cosa? Che dicono qua che stavi per dire qualcosa, eh. Calma. Vai, così. Siamo calmi, eh. No, comunque non me ce fa parlare, raga. Io uno G, sì, Andre. Che è successo che hanno detto? Non lo posso ripetere live, ma dicono che stavi dicendo cose, quindi mi raccomando. Io? Mi raccomando. No? Detto... Ok. Non è stato detto niente di niente, assicuro. Molto bene. Che io mi sono distratto un attimo e mi hanno qua scritto. Adesso però devi andare a prenderci le schede, Marino. Ma io perché vedi che sto a fare qua con Bananita? Dai, cose, ma Bananita non. Ho detto mannaggia. Problemi. Ma Bananita non mi guarda, gli lancio la banana. Non dice niente, oh. La missione non la posso fare, vabbè, è andata via. Capito, Mario? Arrivo da voi. Ho detto mannaggia. Lo so, mi raccomando, non dica. Deve averla raccolta nessuno prima di. Grazie mille, Blondi. Ah, ok, perché mi sta. Io che sono il più vecchio. Ciao, Nick, grazie mille per il follow, benvenuto. Mi raccomando, in lei. Sì, vi credo sulla parola, però qui mi dicevano che si stava per dire qualcosa e poi c'è stato il. Assolutamente no. È stato bravissimo, ha detto problemi. Intanto grazie mille al buon Victor Blade. Grazie mille per il raid. Benvenuti a tutti ragazzuoli. Scusate, me l'ero perso, stavamo ragionando un attimo su una cosa, la banana che non funziona. Grazie mille Victor. Let's go, Victor Blade. Sì, è così. Grazie mille. Eccoci qui, eccoci qua. Aspetta, mo te faccio la presentazione. Non so se c'è qualche mod in chat. C'è qualche mod in chat della presentazione, buon Victor? O devo fare come al solito tutto da solo? C'ho lì davanti, ah. Devo fare tutto da solo? Cosa? Ice, che mi sono perso? C'è stata gente che mi ricorre. Uno che canta era qui, è qui. Lo so, non lo sapevo. Non lo sapevo che stavo a camperare, raga. Non lo sapevo. Ah, ok, vabbè, mamma mia, come sta? Un casino. Allora, comunque, dicevamo, devo fare io. Ci sono io, è un camperone. È un camperone. Quando giocherai a League of Legends? Ah, boh.
Abbiamo spatolato due team e mezzo in due. Ah, ecco che... Ok, eccolo qua. Che scrivo con la I normale, ai ai ai. Grazie mille ancora per il raid! Quindi che porta Victor? Porta League of Legends? League of Legends? Proprio lui? Proprio League of Legends? Il gioco degli eroi, il gioco della Riot, il gioco... Io gioco a LOL, brutto gioco... Ai 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 ai. No, come brutto gioco, dai. Come brutto gioco, dai, non è un brutto gioco, dai. Ragazzi, io torno in lobby, mettete pure pronto. È un bel gioco, League of Legends. Come la coscienza di Zane, gioco orribile. Ciao, Sbers. Ma come gioco orribile, League of Legends? Anzi, uno dei più giocati, raga, uno dei più giocati. Altro che. Tun 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 tun. Ah, dice perché ci gioca lui, quindi... Musichetta triste in sottofondo. Pronti e carichi. Stare belli pronti e belli carichi, ragazzi, mi raccomando. E le banane dove si trovano, raga? Dove stanno i templi? Dobbiamo raccogliere una bananita, raga. Dobbiamo subito raccoglierla. Intanto Alessio mi scrive, ma basta, fai il serio. Ma come motivi? Non riesco a capire, Alessio. Non riesco a capire. Mi spieghi cosa vuol dire? Ho ragione in questo caso, Mario, con ste missioni. In effetti ho fatto perdere il game, però volevo fare sta missione, mannaggia. Non ci sono riuscito. Allora, andiamo a un tempio. Andiamo a un tempio, raga. Andiamo a Kubukajil. Così magari lì ne trovo una io direttamente, in maniera tale da poter... in questa maniera consegnare la bananina, a me è contenta. Vediamo che però succede. Se andiamo a consegnare la bananina, tutti insieme. Oh, bravi ragazzi. Amicizia, tutti insieme. Andiamo. Tutti insieme, appassionatamente. Andiamo. Sembri un... Cristiano Ronaldo, ma no, sti capelli Cristiano Ronaldo, Alessio, no, dai, non esageriamo, Alessio, questi capelli, addirittura Cristiano Ronaldo, CR7 ha scritto, cioè, non credo sia vero, però, vabbè, il taglio sì, gli somiglia, il taglio somiglia a quello. Uno qua da me? A terra uno. Spadolato. Il lobby. Molto bene. Trovata una. Eccola qua. Ok, trovata. Perfetto, missione fatta, raga. Molto bene. È così che si fa. Poi dai rifornimenti, vai, ci siamo. Mettiamo così a posto. E vi serve una banana, raga, la lancio là. Questi poteri che cos'è? Potere del vento. Eh no, tanto l'ho raccolta e la missione me l'ha data, quindi GG. Ci siamo, Tango. Non dobbiamo più perdere tempo con... GG, stavo per raccogliere. Che dopo? Volevi rubarmelo? Mentre sto giocando anche io, siamo capitati alla stessa partita. Allora, all'improvviso. Vai con champagne, vai! Vai! Per brindare vai. Un incontro. Sta arrivando qualcuno? No, non sta arrivando nessuno, raga. Let's, ma anche i Goschi. Assolutamente, Filippo, assolutamente. Vanno di pari passo assieme. Mirino da questo. No, non c'è il mirino. Ero convinto di sì, pensavo avesse il mirino quest'arma, invece no. Raga, mi raccomando, raccogliete quante più munizioni possibili per essere pronti al prossimo fight. Ok. Siamo pronti. Ciao Rick, let's go! Vabbè,
Vai, vai. È arrivato il momento. È arrivato il momento. Ok. Stanno i lupi, stanno i lupi. Com'è potibile? Com'è potibile? Pure il mirino non giusto, soltanto quello era. Eccolo, eccolo. Vuole me. Dietro, abbiamo tutto dietro. Cosa vuoi fare? Cosa vuoi fare? Né nada. Cosa? Ma io lo dico da 3-4 anni, semplicemente, Sausage. È successo tutto così all'improvviso. È successo tutto così all'improvviso. No, ho sbagliato, ho consumato uno scatto, raga. Così incredibilmente. Raga, c'è sta una... Cosa? Un airdrop. Da questa parte. Ecco, qui davanti. Stavolta è voluto, utilizzo il potere. Io uso il potere dell'aria, quindi... Un bella ash drop. Qualcuno che riesce a tenere la banana? C'ho 3 kit. Ah, vabbè. Gente! Oh, ha messo bot. Eri qua! Che hai detto? Buongiorno, hai detto? Buongiornissimo, sì. No caffè, le fatto, senza caffè. Okay. Le ho fatto sentire la mia... La potenza. Qualcuno... Che cosa? Colpi di gol. Colpi di chi? Della pistola. Thanks. Mary. La pistola pesante, che ne so, la pistola, ma io sentito solo pistola e pensavo che non fosse qui. No, io la chiamo di pistola pesante. Cosa lascio? Non ci penso proprio, quelle non le raccoglierò, resteranno lì a terra. Vuoi salire sul mio bolide? Dov'è Tango? Dov'è? Dov'è andato? Dove diamine è Tango? Dove diamine? No, quella io. Tango, l'aspettiamo qui, con il rombo del motore letteralmente acceso. Bea, grazie mille per il follow. Siamo pronti, siamo carichi, siamo pronti per andare lì. Siamo pronti per scrivere la storia, comunque, la nostra tutti storia. Tutti volevano infamarmi nella chat, eh? Te volevano far tutti volare. Mi fa volare. Non avevo detto niente. Anche se non ha detto niente, caro Solly si penta di quello che avrebbe potuto dire. Penta letteralmente. Andiamo. Mannaggia, ho detto. Lei vuole essere protagonista come il Brownie che oggi non c'è. Vuole sostituire il Brownie oggi. Lei vuole. Te l'ha detto, raga. Probabile, l'ha detto, eh. Anche se Brownie. Ha detto Bruni non è capace a giocare forte. Come è possibile? L'ha detto. Il signore. Vuole diventare il signore delle parole pesanti. Ai. Sul lama. Più che c'era uno spari lì vicino. Ho visto. Infatti, meglio procedere in maniera più cauta. Non alla Marinocchi, insomma. Quanti sono lì sopra? È una brutta posizione, Marino. Io non andrei lì in mezzo. Noi siamo degli eroi. E gli eroi non guardano le posizioni. Ci sono due team che stanno già fightando. Che famo? Dica lei. Andiamo da un'altra parte. Non di lì. Gli rubo la kill a questo. Me ne vado. Ok, io ho rubata. Possiamo andare. Oh, sei stato craccato. Non ce ne andiamo. Che ha detto? Io ho craccato uno con la Deagle. Praticamente. Tra craccare e noccare c'è una bella differenza, caro. Craccato quello? Ehi, c'ho,
C'ha ragione zio Tango, raga. Il buon Tango. Ma perché loro c'hanno lag. C'hai ragione. Non devo prendere l'iniziativa, raga. Mi nascondo qua, faccio il kit e scappo. Oh mio Dio, come lo uccido. Bravo. Continuate. Ciao, sono morto, Pippo. Sì. Sono morto. Benvenuto. Quanti ne sono rimasti? Se mi date una mano. Nessuno ha preso i bucati lì prima? Non lo so, io non l'ho preso. Io sì, sto morendo. Ah, c'è la Tango. Sto per dirvelo. No, c'è uno che sta arrivando! C'è uno che sta arrivando da dietro! No, Tango, occhio, c'è uno qua! Ma termina... Ma lui sapeva benissimo... Ma lui sapeva benissimo dove mi trova... E me va, che era uno stream sniper. Facciamo concentrare Tango. Sta in impulso là per terra. Vai Tango. Se non ha preso il tizio. Vai Tango con la numero 9. Tango 1-0. Scappa come un topazzo e lo butta sotto il 7. Tango. Incredibile. Si alzano tutti. Lo stadio è completamente in piedi. Occhio. Ah! Ma che? Niente, la chiapparella. E che gioco è? Va bene. Io sono saggio, ragazzi. Lei è saggio, ha ragione. Lei è saggio. Grazie per le partitozze, ragazzuoli. Grazie mille per le partitozze. Grazie a te, Marino. Tango, aveva ragione, Tango, raga. Bisogna ascoltare le persone sagge. Ricordatevelo questa, che vi sia da lezione. Che mi sia da lezione. Dovevamo scappare, dovevamo andare via. Via da qui. No, ma via. Magari girare, fargli il giro. Fargli il giro dei Peppe. Non da lì, ecco. Gli abbiamo dato un grosso assist alla squadra avversaria. Più che altro in questo caso siamo stati sfortunati perché è arrivato un team ulteriore alle nostre spalle. Quindi si stava veramente a creare un casino. E niente, doveva andare così probabilmente. Era il destino segnato. Grazie mille ancora, ragazzuoli. Grazie mille ancora. Bella Solly, grande Tango. Insomma, raga. Cavolo, che partitozze. Oh, belle complicate. Comunque quello che ha detto Tango è vero, ma prescinde da quello che ha detto adesso, che dovevamo scappare, c'era perfettamente ragione. Però il Tango ci aveva sollevato una cosa prima, un tema. Ha sollevato il tema che ci sono più persone che bot. Sintomo rispetto al quale vuol dire che la gente ha riacceso, almeno una parte delle persone che per un motivo o per un altro stavano giocando meno Fortnite, hanno riacceso il proprio interesse per Fortnite. E quindi ci sta un sacco di gente che magari è tornata a giocarlo, anche se potrebbe non sembrare vista la critica per i poteri. Critica per i poteri che c'è stata maggiormente per quanto riguarda i primi poteri, quelli lì di Zeus e compagnia. Perché questi altri poteri forse hanno riacceso un po' l'interesse, eh? Forse da un punto di vista di gameplay vero e proprio, rispetto ai fulmini di Zeus, rispetto alle ali di Icaro, eccetera eccetera, forse sono più divertenti da utilizzare in una qualche maniera, specialmente quello di pietra, perché nelle zero costruzioni ti permette di creare appunto un riparo, e specialmente quello del vento che ti permette di scappare in una maniera molto più sgrava e molto più performante rispetto alle ali di Icaro, che veramente ormai bastava, vedevi uno volà, era letteralmente spacciato. Marinoschi, mi scuso se ho sentito male, ma riscolta il voto in sicurezza, mi scuso. Vabbè, non ti preoccupare, Bobby, non ti preoccupare, non ha sbagliato nessuno. Io chiaramente ero un attimino tipo preso da quello che stavo facendo, quindi potevo non aver sentito e volevo, diciamo, assicurarmene. Volevo un attimino assicurarmene. Come diceva pure Tango, non ha sentito niente di male. Cioè, io ci gioco 2 settimane e mi trovo bene con i poteri. Però c'è sempre il potere dell'acqua, no? Che è uno sniper con l'acqua. Anzi, direi migliori per le no build, mentre quelli di prima erano meglio per le build. Anche se c'è stava quello di Zeus, che veramente ti potevano all'inizio, quando non era ancora stato nerfato, ti potevano hittare all'interno delle strutture. E la gente lì tiltava male, lì poteva tiltare malissimo, perché veramente essere acchiappati attraverso le strutture era fin troppo esagerato. Ice,
Però sì, per le no build sono meglio sti poteri, hai ragione. Forse i ragazzi di Fortnite, di Epic Games, stanno letteralmente, incredibilmente anzi, pensando di dedicare più tempo, più forza e più attenzione alle no build? Lo scopriremo nella prossima puntata. Allora, dominio dell'aria mi sta molto bene. Sono perfettamente d'accordo con questo potere. In realtà potremmo conquistare la zona, raga. Non so quanto ci convenga, in realtà. Non so quanto ci convenga. Io quei poteri ho già chiuso. L'unico che a parere mio è veramente divertente è quello dell'aria. Però quello dell'acqua non è male, dai. Quello dell'acqua non è male. Però lo sai qual è? Non è male quando lo utilizzi te. Quando lo utilizzano contro di te è il male più assoluto. Su quello rosa sono d'accordo. È veramente esagerato. È troppo, troppo fastidioso. Lo sei tu, che fai? Anza, se me la so vista brutta qua. Volo quei scildini, raga. No, non è possibile! Mai! Ma... ha preso. Ciao Nico, bella skin, benvenuto Nico. Ma come è potuto accadere ciò? Raga, mi ha dato una stecca. Io ero a... Raga, in questa maniera sapete che è successo? La classica frase, il classico detto, chi troppo pensa rimane senza. Perché volevo stare lì, volevo farmi gli scildini, poi ho pensato quello arriva a me spatola. Tra le due cose ho tentennato troppo, potevo farmi subito gli scildini e magari scappare da tutt'altra parte. E questa è la punizione. Chi troppo pensa rimane senza! È così. È così, raga. È andata così. Sì, carna, proprio pum! Spatolato, dissolto, smaterializzato, Marinowski. Smaterializzato. Senza se, senza ma. È così che va. Ah, yeah. Oh, è stata brutta, è stata brutta. È stata una bella botta, bisogna dirlo. È stata una bella botta. Che non mi aspettavo, attenzione, che non avevo proprio... non pensavo potesse accadere, raga, non pensavo potesse accadere. Mamma mia, che botta, raga, mamma mia, che botta. La miseria, va bene, va bene, Marinocchi è anche maestro di vita, ma sì. Ma poi lo sai qual è il discorso? Allora, il discorso qual è? Uno, quando viene spatolato qualcun altro, la devi prendere con filosofia, raga. È stato più bravo lui, perché quello mi è, cioè, gli ho dato tutto il tempo per poter arrivare, capire dove ero e spatolare. È così, è così. Acciderbolina. Grodo, invece acciderbolina, ancora. Acciderbolina. Che cosa è successo qui, Cosa è successo qui? Non riesco proprio a capire. Allora, non è successo niente. Però appunto, non è successo nulla. Consegno Vigo alla tenda di Bananita. Andiamo a prendere un veicolo. Andiamo subito a prenderlo. Questo veicolo. Questo veicolo. Ci sarà lì una... Forse al benzinaio. Forse è meglio andare al benzinaio. Gli consegniamo subito questo veicolo, ragazzi, vediamo che cosa succede. Serve buona mira per quello dell'acqua. Più che altro mi dà fastidio il fatto del danno di uno sniper, ma senza cooldown. Sì, perché puoi sparare più di una volta, in effetti, è vero. Puoi sparare, non dico infinite volte, però parecchie volte e puoi appunto noccare qualcuno all'improvviso. Guarda, ma ha fatto piano corpo, bottia. Ah, bottia, ma ha fatto piano corpo. Se non chiedete bene a bottia, fa tipo quello scrocchio, lo... fatto prendere il corpo, ha fatto bene. Vedete che devo andare alla bananita questa, mi scusatemi. Ando sai, eccote.
Senza benzina, bananiere, il piano tocca fatele. Gli fa bananiere, piena, sì, devo di fa. Purtroppo qua erano chiusi i benzine. Gli dia qualcosa, ok, arrivederci. Ci ha dato un medikit che non ci serve proprio a nulla. Avrei preferito in questo momento, credo, una pozza grande per curare, per curarmi, una pozza grande. Non lo so, c'hai ragione. Però lì per lì non me lo ricordavo, Grotu, semplicemente. Non pensavo fosse lì. Non pensavo fosse lì di fronte. Sì, potevo metterci meno tempo a fare tutto. Però vabbè, l'importante è che ci siamo riusciti ugualmente. L'importante è il risultato finale. Giusto? Giusto. Oh, e quando uno non riesce a fare una cosa, in genere si dice così, ragazzi. Quello che dicono tutti, no? L'importante è esserci riusciti. Ma com'è possibile? Oh, c'è qualcuno? Lo ricordate questo? Lo ricordate questo da Season di Primordiale? Lo ricordate? Aia! Madre mia! Ma no! Scusi, ma... Non pensavo che... Potesse fare... Wow, mi sto mettendo paura da solo, calma. Siamo calmi. Pensavo potesse essere così... Hai fatto bene, Karna, hai fatto bene. Tu gli hai dato la macchina senza benzina, lui ti ha dato un medikit. Full vita, a full vita. E diciamo che in effetti ci ho guadagnato pur sempre io. Però lì la macchina costa più del medikit, Rosa. Una macchina così costa più della... Costa più il medikit, come la mettiamo, la mettiamo. Gli è andata comunque bene, anche perché è una macchina senza un graffio. Senza neppure un graffio, non te, cioè. Oh, The Genzita, putte scamativo annuncio, The Genzita, che sta a fa? Putte scamativo annuncio, The Genzita. Un po' di movement serve però, eh. Un po' di movement serve. Un po' di movement serve proprio. No, Matti, sei fortissimo, no, dai, senza giocare, no, magari guardiamo tutte le componenti, mettiamole insieme, dai, diciamo, beh, bravi, un pochino, poi. Oh, famo se n'ha magnata. Ah, nel caso in cui non si dovesse riuscire a fare oggi la giocata, Grotu, se vuoi possiamo farla più tardi. Possiamo farla più tardi stasera, quando starto un pochino prima la live, se ti ho. Se ci sei, se ci sei. Se ci sei, se ci sei. Se ci sei anche tu. Se ci sei anche tu. Questi gatti, con questi gatti. Oh, ma che apparella stiamo a fare? Oh. No, per carità, guarda. Quel mirino non mi piace affatto. No, no, ho trovati, Karna. Adesso ho trovati, erano pure belli aggressive. Ah, giusto, giusto, me l'hai detto. Me l'hai pure scritto prima. Hai perfettamente ragione. Cioè, già mi ero scordato. Ma è meglio. Ocio. Ci credo. Let's go! Mamma mia, non me l'aspettavo proprio. Non me l'aspettavo proprio questa. Let's go! Quando la bolla ti salva e lo mandi in lobby. È così che fa, è così che funziona qui. Let's go!
inaspettata completamente. Sì, c'ho il cagnolino. Ma perché si abbagliare? Ah, perché tra poco devi mangiare. Mazza, già le 6 so, perché oggi ho startato tardi. Percezione del tempo del tutto sballata. Sballatissima la percezione del tempo oggi, eh. Marinocchi, 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 marinocchi. Ancora marinocchi. È un incrocio tra un Jack Russell e uno spinone. Spinone sarebbe tipo quello là con i baffi, con i baffoni. Jack Russell è quell'altro, vabbè, non so se lo conoscete, vabbè, forse Jack Russell è un pochino più comune dello spinone. Comunque è un incrocio. Ciao Pietrone, let's go, bella Pietro. Come va Pietrone, come va? Spero tutto ok, sì, spero tutto ok. Ciao Cannavacciuolo. Mo perché sta a mangiare, sta sicuramente della notte, l'ho fatto vedere, Mobby. La prossima volta lo faccio vedere, assolutamente sì. Sì, sì, è quella la razza più o meno, De Kenzi. Può essere ribattezzata in quella maniera. Dominio dell'acqua per curarmi? Oh, c'è uno qua? Vabbè, questo era un bot, spaghetti, non so che. Pensavo fosse vero, raga, vai. Ho visto un attimino un modus operandi un pochino strano. Bravo, mi sembra quello, sì. Sì, 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 è vero. Se avete visto Garfield sicuramente lo conoscete. Me la cipolla, com'è la cipolla? Ho lasciato le cure però. Vabbè, c'ho quella lì dell'acqua in realtà. Andiamo. Si può dire il Kaiser. Potevano mettergli a tempo con le ali. Come le ali. No, ma penso che sarà a tempo. Dai, David, sarà. Spero che saranno a tempo pure questi. Cioè, tra qualche settimana, quando finirà il pass con lo mini che hanno messo, tornato, li toglieranno. E intanto, grazie mille a Pietrone per l'abbonamento. 3 mesi con il Prime. Pietrone, let's go. Sì, è così. Oggi c'è un po' d'allergia agli occhi. Non va bene. Proprio oggi. Com'è possibile? Per un po' il potere dell'acqua one shot, è vero. Quello è il più esagerato da tutti. No, intendo tempo di uso, le ali erano massimo 30 secondi. Potrebbero. Sì, per quello lì del vento, è vero. Dell'aria, questo qui. Puoi usarlo tipo in maniera illimitata. Potevano metterli a tempo. Però quello dell'acqua mi sa che c'ha tipo i colpi. E vabbè, il cooldown ce l'hanno tutti. Però in effetti quello dell'aria puoi usarlo in maniera OP. Cioè in maniera continuativa e diventando OP. Ah, sì, intendi che finivano. Quello è vero. Invece così sono infiniti. C'hai ragione. Così sono infiniti, uno li può utilizzare dall'inizio alla fine del game. C'hai ragione. No, ma adesso no, scusate. Stavo a parlare, mi sono scordato. C'hai ragione. È vero. Hai perfettamente ragione. Oggi uno mi inseguiva, siamo stati a correrci dietro per tutta la lobby, per tutto il tempo, finché uno dei due non è stato spatolato. Sicuramente, David, sarà andata così. Ciao, Camber. Davide, comunque, se vuoi supportare, mi raccomando, guarda la streaming da Twitch, che oltre a vedersi meglio, vedersi tutto su schermo, è, diciamo, la piattaforma di riferimento per quanto riguarda le live streaming. Quindi mi raccomando, faccia il passaggio se c'hai un account Twitch, chiaramente. Se ti va. Andiamo. Appunto, usiamo quella del vento e andiamo dove dobbiamo andare. Ovunque. È la main platform per quanto riguarda l'Italia, sì. Snake, respond. Tom, tom, tom. Come va? Buon mercoledì. Grande Snake, eccolo qua. Snake. Oh, siamo rimasti 13, raga. Magari buttiamo giù la win, eh. Win incredibile, inaspettata.
Oh, ma questa è la macchina che abbiamo lasciato prima, raga. È rimasta qua, oh. Quella che abbiamo portato inizio match. È rimasta lì e nessuno l'ha toccata. Molto esagerato sto potere, guardate, raga. Poi è pure semplice da utilizzare. Se l'avessero fatto un pochino più difficile, un pochino più incontrollabile, c'è uno lì, sarebbe stato meglio. Il risultato finale sarebbe stato assolutamente meglio. Quindi se già su Twitch ho il tuo codice creatore, quale shoppato ombre gente. Oi, let's go, Ski! Fa un sacco piacere, grazie mille, David. Let's go! Eh sì, poi magari se il nickname è diverso da TikTok a Twitch, magari ci vuole un pochino per collegare. Ciao, mamma! Ben trovato. Ormai è di bananita quella macchina. Sì, sì, gliel'ho regalata. Sì, un regalo. Un regalo che avevo fatto a bananita. No, Marino, no, Martino. Non mi chiamo Martino. Ancora non sono andato all'anagrafe a cambiare nome. Ancora non è accaduto. C'è qualcuno lì, c'è qualcuno che vuole spatolarci. Ciao Emanuele, ben trovato, benvenuto Emanuele, e lasciagliele ste cure. E lasciagli ste cure a Pippo. E che diamine, lascialo curare, maledizione. È che non lascia andare da solo e senza cure. È un kit medico, è un qualcosa. E la lasci per dinci bacco. Per dinci bacco. Lascia qualche e lasci una cura. Maledizione. Andiamo via. C'è quello lì che è troppo. Esagerato. Quello col cieco, Sì. Pronto a prenderci. Andiamo. Let's go, se è così che si fa. Sto aspettando sto benedetto Kratos che non esce mai. Ma dovrebbe uscire, cavolo, nella stagione degli dei, David. Immaginati, escono tutti tranne Kratos. Cioè, è impossibile. È un mistero, Mobi, è un mistero, Ne saprete di più dopo, stasera. No spoiler. Come se uno ti dice come inizia un film. No, non si dice. Film va visto dall'inizio alla fine. Kratos del primo. Guarda, io come stima avevo messo per l'uscita di Kratos il 20 aprile. Perché il 20 aprile è uscito il primo Kratos inteso come il Rebot, il seguito, quello lì ambientato in terre nordiche, no? È uscito il 20 aprile di non so quale anno. E quindi secondo me stanno aspettando il 20 aprile. Se poi tu ti fai un calcolo, quando sarà il 20 aprile? Oggi è mercoledì, domani 18. Giovedì 19, venerdì, sabato, fine settimana, non lo so. Oh, c'è uno? Però secondo me potevano farlo uscire il 20 aprile. Oh, dove sei? Aia! Ehi! Non ci credo, non ci voglio da credere, c'avevo lo spammone, ma spadolato. Con lo spammone. Lo spammone qui. Roba da non crederci, roba inaspettata, roba che non mi sarei mai aspettato. Quindi sicuro, Snake, non c'è stato un bel niente da fare. Non c'è stato alcunché da fare, oserei dire. Un bel niente, Marinocchi è perito, Marinocchi è stato letteralmente spatolato. Spatolato Marinocchi. Mamma mia, peccato, raga. Speravo andasse meglio. E così. Comunque, ragazzuoli, se volete, io innanzitutto volevo dirvi che vi lascio dal buon Raio Colone, perché stasera, come saprete, c'è l'evento, nel senso che ci rivedremo di nuovo live. Inizieremo un pochino di Fortnite, giocheremo un pochino. Adesso vado a correre, devo andare a correre. A fare una bella corsetta alle 7, finisco un po' prima e faccio la copertina del video su YouTube. Metto il video su YouTube e non so se pubblicarlo oggi, non lo so. Magari ve lo pubblico oggi. Rai dal buon Rai Clone.
Ci vediamo stasera a partire dalle 21:00-21:30. Vi faccio sapere di più nelle storie. Ciao Alex. Let's go. Sì, è così. Let's go. Eccoci qui. Eccoci qua. A più tardi.